monitor in aula di udienza e c'è un mutuo per mettersi accanto a lei per essere visto soltanto dal tribunale. Mi sono spiegato? Maraviglia. Sì, Presidente, abbiamo capito. Grazie. Allora potete oscurare qua, questo è stato già fatto. Il suo muto lo si mette accanto a lei per la identificazione, poi potrà passare alla sua postazione. Bene, allora il suo muto, le sue generalità? Mi chiamo Mutolo Gaspare, sono nato a Palermo il 5-2-1940. Va bene, signor Mutolo, senta, lei viene sentito nell'ambito del procedimento penale a carico di Dell'Utri Marcello e Cina Gaetano, quale imputato di reato connesso. Come tale ha facoltà di rispondere alle domande. Intende rispondere? Non ho sentito. Sì, signore, intendo rispondere. Bene, allora può passare alla postazione precedente. Bene, ora potete vedere i monitor in aula e il pubblico ministero può procedere. Sì. Signor Mutolo, buongiorno prima di tutto. Bella. Lei, la prima domanda che sempre facciamo è questa. Lei ha fatto parte dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra? Sì, signore, io ho fatto parte dell'associazione mafiosa dal 1973 al 1992, quando mi sono dissociato ufficialmente. Ricorda chi era presente alla sua cerimonia, se c'è stata una cerimonia di combinazione prima di tutto, e chi era presente a questa cerimonia? Guardi, la cerimonia ufficiale è stata, per motivi così di opportunità, è stata fatta a Napoli, nella casa di Lorenzo Nuvoletta, e presente c'era Lorenzo Nuvoletta, Sandro Riccobono, un certo Manuele D'Agostino che è scomparso, e un parente del signor Lorenzo che ci dicevano un certo bastimento. Senta, può dire che ruolo avevano all'interno di Cosa Nostra queste persone che erano presenti alla sua cerimonia di combinazione? Guardi, il primo che ho nominato era Lorenzo Nuvoletto, era diciamo allora il sottocapo della famiglia che c'era a Napoli, molto amico di Salvatore Ordina, di Riccobono e di Lucio Novigio. Emanuele D'Agostino era diciamo un uomo della famiglia di Stefano Bontade. Rosario Riccobono era già il capofamiglia di Pastanna Mondello, che dopo è divenuto capomandamento. Bastimento era un uomo d'onore e un parente di Lorenzo Nuvoletto, della famiglia di Napoli. Lei a quale famiglia apparteneva? Quindi, quale famiglia... Io appartenevo alla famiglia di Pastanna Mondello, capeggiata da Rosario Riccobono. Può specificare quali altre famiglie facevano parte, di che mandamento faceva parte questa famiglia e quali altre famiglie ne facevano parte quando lei è entrata? Guardi, nel mandamento di Rosario Riccobono in un primo tempo c'era la famiglia di Tommaso Natale, di Lorenzo, di Rasuttana, di Borgo, Arenella e parte della via Libertà. Dopo, verso il 77, a Rasuttana è stato fatto anche il mandamento, quindi queste famiglie sono state scorporate del mandamento di Rosario Riccobono ed è rimasto diciamo, il mandamento di Riccobono di Pastanna Mondello con la famiglia di Tommaso Natale e San Lorenzo. Senta, lei ha mai sentito parlare di una famiglia denominata Malaspina o Cruillas? Guardi, io ho sentito parlare della famiglia di Crisi e Malaspina, però queste erano famiglie che c'erano diciamo, prima diciamo, della nuova composizione dell'età del 69. Diciamo. Io insomma, in quel periodo ho sentito parlare, ho conosciuto che c'erano dei citardi di altri personaggi, però insomma... Tanto bene, 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 non mi ricordo. E questi citarda a quale famiglia appartenevano? Guardi, questi erano parenti di Giovanni Bontade, però, insomma, ripeto, siccome fu
era un periodo in cui le famiglie, diciamo, si stavano componendo, quando io ho conosciuto a questi Cittardi, e si stavano componendo perché si passò del triunvirato e stavano ricomponendo tutte queste famiglie mafiosi, ed erano comandate da Ligio, da Gaetano Badalamenti e da Stefano Bontate. Quindi alcune famiglie non venivano chiamate, però c'erano sempre degli uomini d'onore in cui avevano delle parentele oppure delle amicizie che ruotavano sempre intorno a Cosa Nostra. Io nella zona di Malastina ho conosciuto, diciamo, la Noce, la famiglia della Noce, che faceva parte anche di Malastina. Senta, lei ha mai sentito parlare di un certo Cinà Gaetano? Guardi, io ho conosciuto una persona che si chiamava Cinà, però non mi ricordo, e siamo stati anche in galera assieme, però ho sentito parlare anche di un certo Cinà Gaetano, credo, che era questo un medico, e l'ho sentito parlare in occasione che è successo, diciamo, un sequestro a Roma, e il sequestro di un grosso oretici bulgari, in cui io mi ricordo che questo, diciamo, Cinà salì a Roma per visitare, non mi ricordo se era il bulgari ferito oppure uno degli uomini che hanno, diciamo, partecipato al sequestro di bulgari, e mi ricordo che l'ha salito a Roma un certo Giacomo Gambino, che era allora un capo di Cina della famiglia di San Lorenzo. E mi ricordo che questo allora, su Cinà, almeno se questo, non era un uomo d'onore a tutti gli effetti, e quindi il Pippo Calò si preoccupò, ha fatto dei regali di soldi almeno se è questo, perché se non è questo, no, è inutile, sì, che continuo. Per questo poi lo deciderà chiaramente il tribunale. Comunque non è un medico questa persona, quindi certamente non si tratta della medesima persona, questo lo possiamo già dire. Senta, lei ha detto appunto di aver frequentato, anzi di essere stato combinato a Napoli. Volevo sapere se ha frequentato anche altre città, nella fattispecie la città di Milano, nell'ambito appunto di questa sua, sì, partecipazione a Cosa Nostra. Io ho frequentato sia Roma, sia Milano, sia Torino, insomma diverse città dove c'erano insediamenti mafiosi, e Milano era una delle città molto frequentata, diciamo, da diversi mafiosi, da diverse famiglie, e perché c'era, diciamo, era una città ricca, insomma, si può dire la più ricca d'Italia, dove ci giravano soldi, che dove c'erano persone facoltose e dove avvenivano delle rapine ai sequestri di persone e tante altre cose. Può indicare esattamente quali persone, quelle che lei ha conosciuto, appartenenti a Cosa Nostra, risiedevano o comunque frequentavano spesso, sovente, Milano? Guardi, quando ho frequentato io Milano, quelli che risiedevano là erano Pippo Bono, Alfredo Bono e un certo Ugo. Può indicare, Ugo anche, scusi, signor, può indicare anche a quale famiglia appartenevano? Allora, Pippo Bono apparteneva alla famiglia di Bolognetta, era il capofamiglia di Bolognetta. Il fratello Alfredo era un uomo d'onore e apparteneva alla famiglia di San Giuseppe Alto, allora era comandato da Antonio Salamone, però era in effetti il Brusca che comandava. Gino Mineo e Gino Martello era anche della famiglia di San Giuseppe. Ugo Martello era invece di Bolognetta, il fidanzato Gaetano era anche della famiglia di Bolognetta, uguale a Salvatore Mineo. Dopo c'erano altri personaggi che ruotavano sempre là a Milano. Io per esempio ho conosciuto a Nino Grado, a Gaetano Grado, che abitavano a Milano. C'erano altre persone che, diciamo, che facevano la scuola, salivano e scendevano, come un certo Matera, della famiglia di dove dopo ha comandato i fratelli Gradiano, insomma, in questo momento
non mi ricordo. Dopo c'era Tommaso Scaduto che faceva sali e scendi, che era un uomo di bagheria. C'erano altre persone come Di Baio Salvatore, altre persone che in questo momento non mi ricordo, che abitavano là o quantomeno avevano insomma degli interessi a Milano. C'era un certo Mimmo Teresi, c'era Filippone, Cosimo Filippone, saltualmente salivo io, insomma, con un certo Michalizzi e altri personaggi. Senta, tra queste persone c'era anche Carollo Gaetano. Ne ha sentito parlare. Il signore. C'era Gaetano Carollo, Ciulla, anzi, quando io lo frequentavo c'era anche un certo Armando Bonanno, un uomo d'onore della famiglia di La Sottana che dopo è stato ucciso, c'era pure un certo Carmelo Vitale, e Michele Guzzardi e Franco Guzzardi, che questo Franco è stato ucciso perché dicevano che aveva fatto arrestare a Luciano Ligio. Insomma, i mafiosi che c'erano in quel periodo erano molti. Quando era libero Gerlanda Berti, c'era anche Gerlanda Berti ed altri. Era una piazza in cui, ripeto, c'erano diversi interessi, diciamo, di mafiosità. E Gaetano Badalamenti frequentava pure Milano? Gaetano Badalamenti in quel periodo era, diciamo, soggiornato a Sassuoli. Però lui, essendo, diciamo, un uomo importantissimo, uno del triunvirato, insomma, che addirittura voleva fare una decina, diciamo, a Milano, e però, insomma, sia Pippo Bono che altri personaggi, insomma, gli hanno detto di no, perché automaticamente, essendoci o una decina oppure una famiglia in una città, insomma, entrava tutto il complesso mafioso, insomma, in piena regola. E quindi ci hanno detto di no, insomma, che ci pensavano loro, insomma. Senta, per quale motivo, se lei ne ha conoscenza, chiaramente Mimmo Teresi frequentava Milano? Guarda, Mimmo Teresi era un grosso costruttore, diciamo, del palermitano, era cognato anche di Giovanni Bontade, ed era, diciamo, a parte che era un mafioso, ma aveva, diciamo, grossi interessi nell'imprenditoria, insomma, edilizia. Io so che aveva non solo interessi a Milano, ma anche ad Arezzo, a Roma, insomma, era un personaggio che, cioè, industriale più che altro era. Chi glielo disse questo fatto che aveva questi interessi a Milano, ad Arezzo e a Roma? Guardi, erano, insomma, io ero molto amico di questo Mimmo Teresi, quindi e ne parlavo sia con lui, parlavo anche con questo Emanuele D'Agostino, sia con Stefano Bontade, insomma, erano argomentazioni che discorsi che si facevano sempre. Per esempio, io so che il Nino Grado principalmente era a Milano perché, diciamo, aveva delle attività illecite, invece il Carollo aveva, diciamo, delle attività illecite e lecite, perché anche il Ciulla, anche il Gaetano Carollo era, diciamo, inserito bene nell'industria, insomma, dei trafficati. Ecco, insomma, il Mimmo Teresi non è che andava là perché, insomma, andava a fare la rapina oppure il traffico di droga, andava là perché, insomma, aveva interesse commerciale, insomma. Senta, quando lei parla di interessi illeciti, può specificare questi uomini d'onore che lei ha indicato, quali attività svolgevano a Milano di tipo illecito? Illeciti, per esempio, questo Bono, Ugo Martello, che erano sempre fissi, diciamo, a Milano, loro erano conosciuti anche all'estero, e, diciamo, e tutte le partite di grossi refurtivi di rapine che succedevano in Italia e anche all'estero, loro erano in condizione di spendere subito, di trovare della liquidità di 1 miliardo, di 2 miliardi, insomma, allora, insomma, li trovavano subito, e quindi erano dei grossissimi ricettatori. Oltre erano inseriti nei sequestri di persona,
il traffico di droga, precedentemente prima nelle rapine ai corrieri, ai portavalori sia di oro e sia diciamo di valuta, quindi i fattori illeciti sono questi, io non è insomma che dico illeciti perché uno va a rubare o spacciare la droga, erano insomma illeciti di grosso calibro, perché Milano insomma offriva insomma un grosso campo di svariati miliardi. C'erano invece altre persone come io insomma che salivo soltanto se dovevo fare qualche rapina o se dovevo fare qualche sequestro di persona, insomma a Milano non è che avevo altri diciamo attività illecite, salivo sempre per fare diciamo insomma qualche cosa illecita. Lei ha personalmente partecipato a sequestri di persona nel milanese? Guardi, io nel milanese ho partecipato a due sequestri di persone, e uno che è stato fatto diciamo a Lodi, che era un proprietario del Riero, e un altro diciamo a Milano Centro, che era un rappresentante di macchine, un concessionario di macchine insomma grosso, insomma importante. Sì. Sa quali persone ordinariamente partecipavano a questi sequestri? Sa se vi era una distinzione tra quelli che poi verranno denominati, diciamo così, corleonesi e quelli invece vicini, i soggetti vicini a Pontata? Guardi, innanzitutto diciamo noi abbiamo sentito il bisogno di spostarci dalla Sicilia al continente, perché diciamo in Sicilia avevano messo una legge che non si dovevano fare sequestri di persona, quindi tutti questi grossi personaggi erano ricchi e ce ne sono tantissimi a Palermo, siccome erano tutti diciamo sia per un verso sia per l'altro amici dei mafiosi, quindi si è voluto diciamo evitare questo profilarsi di diciamo di fare i sequestri in Sicilia, anche perché i corleonesi, sempre i corleonesi, diciamo, avevano fatto alcuni sequestri di persona diciamo a Palermo, sia a Moreale che a Palermo, qualcuno venne anche ucciso a Leone, un certo Traina, un giovane insomma che stava scappando e ci hanno sparato, e quindi hanno messo diciamo questa legge che in Sicilia non si dovevano fare sequestri di persone. Quindi tutti d'accordo, e con le mesi diciamo a malincuore, accettarono questo discorso. Allora noi diciamo dell'ala di Stefano Bontari e di Gaetano Badalamente, Enrico Bono ed altri insomma, Toto Scaglione, Cirillo, diciamo ci eravamo illusi che almeno avevamo insomma capito che ogni sequestro che si faceva in Alta Italia, diciamo i soldi venivano quasi tutti divisi insomma in varie famiglie, insomma per come era con le sigarette che si poteva fare con i sequestri di persone. Invece ben spesso capimmo che i corleonesi facevano dei sequestri diciamo a parte. Si è avuto la conferma del sequestro Bulgari, in cui diciamo il Pippo Calò, insomma, occupandosi che questo Cinà era andato diciamo a Roma a visitare ferito, va bene, il Pippo Calò offrì insomma ogni famiglia 5 milioni a testa allora, e quindi e sono nati dei malumori, però erano successi altri sequestri diciamo a Milano, però insomma da quel momento insomma ognuno fece a conto proprio, però come si dice, l'andamento fu una regola che si immaginavano che andando a fare i sequestri a Roma, a Milano, in Toscana, in Sicilia non si dovevano fare più sequestri. Invece anche dopo diciamo, questo fatto, diciamo, i corleonesi facevano sempre qualche punto di forza, va bene, e sequestravano sempre di tanto in tanto qualche persona, anche se non facevano sapere niente, però si sapeva insomma che erano sempre loro che rompevano insomma le regole. Senta, lei ha detto che c'erano stati dei malumori a seguito del sequestro Bulgari, malumori nei confronti di Pippo Calò? Sì, perché fino a quel momento diciamo il Stefano Bontade era convinto diciamo che il
il Pippo Calò, diciamo, era della parte, diciamo, di Stefano Bontade, tanto che, diciamo, c'era uno scambio di uomini quando si facevano degli omicidi e quando si facevano dei traffici. Dopo invece, quando è successo, diciamo, il sequestro di Bulgari, il Pippo Calò invece si tradì, diciamo, e ci sono state delle persone che si sono lamentate con Stefano Bontade a dire: vedi che quello è corleonese, che si mette sempre con quel viso buono, insomma, al tipo che è amico tuo, però insomma si sapeva che sotto sotto, insomma, era anche lui soggiogato di Salvatore Riva, perché insomma il discorso è sempre là, insomma. Senta, Calò cercò di rimediare in qualche modo nei riguardi del gruppo Bontade, chiamiamolo così, subito dopo? Rimediò, nel senso che dopo io ho saputo che uomini della famiglia di Stefano Bontade e uomini della famiglia di Pippo Calò, diciamo, avevano sequestrato a un nobile, a una persona molto facoltosa, diciamo, a Milano, però non riuscirono a portarlo via perché hanno sbattuto con la macchina e quindi hanno scappato tutti. Anche il sequestrato scappò, tanto che questo tentativo di sequestro lo pagò soltanto un certo Pietro Vernengo, un mafioso della famiglia di Stefano Bontade, perché, diciamo, nella confusione ha perso la patente e c'era il nome, diciamo, Fasullo, e la fotografia, insomma, che era sua. Però allora si prendeva poco per questi sequestri di persona. Io mi ricordo che il massimo della pena allora era 8 anni, e siccome il Pietro Vernengo era soltanto un tentativo, mi sembra che aveva preso 4 anni e mezzo o 5 anni, insomma, qualche cosa del genere. Senta, sa per quale motivo, se lo ricorda, chiaramente se le venne detto, poi dovrebbe specificare anche chi le disse queste cose, per quale motivo la macchina era andata a sbattere? No, la macchina andò a sbattere perché c'era la nebbia e che quella sera non si vedeva niente, quindi io so che hanno sbattuto in un guardaralle, quindi la macchina completamente era in condizione di non camminare, e quindi ognuno, insomma, andò a conto sua. Io ne parlai, insomma, con Vittorio Marmoro, anche se dopo, insomma, io ho avuto modo di parlare anche con Pietro Vernengo, perché una volta che aveva il patentino là, ma con Vittorio Marmoro, un uomo d'onore della famiglia di Pippo Calò, diciamo che siamo scesi nei particolari, in cui, diciamo, quello credo che era un nobile, in quella villa dove fu prelevato, erano una villa dove si riunivano a volte tanti personaggi importanti, insomma, che questo Mangono era a tipo un guardiano, ma più che un guardiano, lui era un esperto, diciamo, di cavalli, e si interessava, diciamo, per diverse persone a comprare, a valutare, diciamo, i cavalli, insomma. Senta, Mangano le disse se in questo tentativo, come lei l'ha definito, di sequestro del nobile lui aveva avuto un qualche ruolo, e quali erano gli altri uomini d'onore eventualmente che gli avevano avuto un ruolo, oltre a Pietro Vernon? Guardi, io mi ricordo che lui mi disse che lui era il passante, diciamo, perché lui portò la battuta, diciamo, perché lui abitava, diciamo, aveva questi grossi personaggi, diciamo, questi proprietari terriere, avevano, diciamo, le fattorie in cui ne dedicavano una distaccata, diciamo, del potere dove loro, insomma, abitavano, per i guardiani, per questi personaggi. Quindi, diciamo, l'organizzatore fu il Mangano. Altri personaggi che mi ricordo era questo Pietro Vernengo, Pietro Mafara, della famiglia di Ciaculle, no, di Ciaculle, ma comunque, e di dove ora sono i fratelli Gradiano, c'era anche Nino Grado, insomma, erano famiglie, uomini d'onore, della famiglia di Stefano Bontade e di Pippo Calò. A seguito di questi sequestri di persone, quindi anche del denaro che illecitamente perveniva a Cosa Nostra, mi sa dire come questo denaro veniva
reinvestito, se veniva reinvestito. Quindi il denaro veniva reinvestito, tutto il denaro che entra dell'attività illecita, anche ora diciamo tutto il denaro che entra diciamo del traffico di droga, perché per ora diciamo l'evento più importante dove entrano soldi è certamente il traffico di droga internazionale. Dopo i soldi vengono investiti sia nell'edilizia sia anche in attività diciamo di magazzini, di acquisti di terreni. Io che ci porto il caso mio, che io diciamo i miei soldi li avevo investiti con Salvatore Michalizzi e con un cugino mio, un costruttore, un getto Siracusa Gaetano, diciamo in un palazzo che è stato fatto in via Ammedaglio Cagni, e dopo diciamo altri soldi della droga li avevano sempre investiti in edilizia con Michele Michalizzi, con Salvatore Michalizzi e con i fratelli Carabella diciamo di Pallavicino, cioè tutti i costruttori diciamo di Palermo, almeno che ce ne può essere uno su mille, va bene, ma quasi tutti i costruttori, sia perché magari si sentivano minacciati, sia perché il denaro le faceva comodo, perché il mafioso diciamo oltre al denaro ma portava diciamo anche la possibilità di un risparmio, cioè se un fabbricato che doveva costare che so 10 miliardi ne costava certamente 9, perché il ferro si comprava di meno, il cemento si comprava di meno, cioè tutto era un circolo chiuso, e quindi i costruttori diciamo guardavano ben volentieri diciamo all'entrata in società di un mafioso, insomma, che era brutto. Questo lei, gli esempi che ha fatto riguardano Palermo. Sa invece su Milano, per esempio, Pippo Bono, a quale persona, a quale industriale che lei ricorda si faceva riferimento? Guardi, io mi ricordo che diverse volte io, Pippo Bono, Alfredo Bono, Ugo Martello, Gino Martello, Michalizzi Salvatore e qualche altro, ci riunivamo in un ristorante, che questo ristorante aveva anche lo scantinato, che c'erano alcune sale biliardo, non so a che cos'era, ma siccome ci andavo di giorno, quindi capivo che là magari a sera che poteva essere come una bisca, come delle bische, va bene. Però io più volte ho visto, diciamo, in questi locali, diciamo, un certo Monte, un grosso industriale di Milano, che questo aveva grandi scuderie, grande attività commerciale, che questo addirittura aveva la concessione di tutte le macchinette giapponese che venivano in Italia. Quindi aveva insomma l'esplosiva ricchissimo. E questo diciamo Monte aveva diciamo queste amicizie con questi mafiosi, non tanto magari perché i mafiosi erano simpatici o per lei, ma perché allora c'era diciamo la fissa, diciamo, che questi industriali potessero essere sequestrati, e quindi vedevano di buon occhio diciamo l'accostamento di un mafioso. Il Bono, noi in tutta Cosa Nostra si sapeva che era uno degli uomini più ricchi che c'erano in Cosa Nostra, perché aveva investito tutto il suo denaro che guadagnava in costruzione sia a Milano e sia anche nel Sud America, ma addirittura che con Antonio Salamone e con altri personaggi facevano interi villaggi, insomma erano dei grossissimi costruttori. Gaetano Carollo, io sapevo che il quartiere Zingone insieme al Ciulla ed altri personaggi faceva diciamo supermercati, faceva palazzi, insomma erano inseriti molto bene insomma nell'edilizia. E quindi lei diceva che il Monti era entrato in contatto con Cosa Nostra anche in funzione della paura che aveva di essere sequestrato. Ma sì, signor. Lei ha avuto modo di parlare con Bono dei rapporti che aveva con Monti, cioè cosa faceva, costruiva per lui? Sì, ma io ho parlato anche con questo Monte, però non di queste cose, che allora si parlava insomma che per esempio chi ci voleva vendere
il brillante che ci voleva vendere, che so, il Rolex, ma quello se ne fregava, insomma, se uno gli diceva guarda che bel solitario c'ho, e quello spendeva i 7, 10 milioni, allora, va bene, perché quando le parlo io, un brillante di 2 carati si vendeva 7, 8 milioni, ora magari ci vogliono 30, 40 milioni, insomma, però il monte che stava là insieme a noi un'ora, 2 ore, ma ci stava, si vedeva che era felice, che era contento, insomma, scherzava, non è insomma che era uno... Però io parlando che dopo sia con... ma non tanto con Pippo Bono, ma con Alfredo Bono, con questo Ugo Martello, con Gino Martello, che eravamo più intimi, vabbè, lui era una di quelle persone che, diciamo, era così allegro perché ormai era sicuro che non lo sequestravano più, insomma, perché era attorniato da palermitani e quindi per lui era una garanzia, perché là si sapeva che c'erano i calabresi, i siciliani, palermitani, catanesi, insomma, si conoscevano tutti, insomma. Senta, e quindi per capire, il Monti si prestava a reinvestire denaro di provenienza illecita, per quello che ha a sua conoscenza? Sì signora, a me personalmente Gaetano fidanzato mi disse che addirittura il Monti, insomma, era un uomo che a disposizione, diciamo, a parte che pagava, e ci sono tante forme per un industriale di... per debitarsi, diciamo, o pagare oppure investire, o quantomeno se al momento di bisogno, diciamo, è a disposizione. Il Gaetano fidanzato mi diceva che quando loro avevano di bisogno, cioè di raccimolare $1 milione, va bene, il Monte era in, dato le attività che lui aveva, questi import e export con l'estero, con tutti questi, con tutti questi prodotti giapponesi, di reperire attraverso le banche in pochissime ore, insomma, queste cifre così grosse che una persona normale, insomma, doveva perdere un giorno o 2 giorni. Senta, volevo sapere lei se lei era a conoscenza anche di altri imprenditori che si prestavano in questo senso. In particolare le volevo chiedere in primo luogo se lei era a conoscenza di imprenditori vicini a Gaetano Carollo. Guardi, c'era una persona che non mi ricordo come si chiama, ma comunque che questo è un mezzonobile che ha delle attività in Toscana, che questo me ne parlò con una specie di astio, diciamo, un certo Vincenzo Galatolo, che questo è il capofamiglia dell'Acqua Santa, in cui mi raccontò diverse cose e fare cui così a sproporzione, perché diciamo questo Gaetano Carollo aveva, dice, tanti soldi più del Papa, e insieme a questa persona che per ora non mi ricordo come si chiama, diciamo, facevano anche le roulotte, diciamo, in Toscana, più a Milano con altri personaggi, con imprenditori importantissimi, diciamo, facevano anche qualche palazzo, e tra i cui, insomma, mi parlava di un siciliano che da molto tempo era, diciamo, nel milanese, e credo che mi parlava di Licresti, Lopresti, insomma, qualche cosa del genere. Senta, per quello che è a sua conoscenza, una volta quindi entrati in contatto con Cosa Nostra, questi imprenditori, poi alcuni di questi imprenditori sono usciti da questo rapporto di Cosa Nostra, cioè si sono allontanati da Cosa Nostra? Guardi, l'imprenditore, questa è un'esperienza che ho acquisito anche io personale, va bene, e fin quando ci sono le cose buone, tutto va tranquillo, pacifico, sono felicissime di avere, diciamo, il contatto col mafioso, perché il mafioso sì, porta qualche grattacapo, però porta anche benessere. Certo, quando ci sono stati dopo, e questo, diciamo, è un periodo brutto, diciamo, quando i bulli incominciano a indagare attraverso alcuni personaggi, allora se ne guardano bene di allontanarsi, diciamo, dai mafiosi, perché
non vogliono essere coinvolti o chiacchierati, però quando il tempo è tranquillo, qualsiasi industriale è felicissimo di allacciare un'amicizia con il mafioso, anche perché il mafioso aveva un comportamento, diciamo, buono, non è insomma che il mafioso ha un comportamento male. E dopo il mafioso, ripeto, in qualsiasi parte dell'Italia o del mondo, entrando in società con una persona, porta anche benessere, solo che il mafioso ave, diciamo, il vantaggio che il denaro sporco, sia della droga, dei sequestri, del pizzo e così via, diciamo, lo reinveste, e lo reinveste in attività pulite, quindi insomma è una cosa buona. Senta, c'erano luoghi in particolare a Milano, per quello che è a sua conoscenza, visto che l'ha frequentata, dove era possibile agli uomini d'onore incontrare queste persone facoltose, allacciare rapporti con queste persone facoltose? Guardi, uno dei luoghi, diciamo, in cui si andava, diciamo, senza dare nell'occhio, era a San Siro, l'ippodromo di San Siro, ma c'erano anche i ristoranti, c'erano altri. Però l'unico luogo che non davano sospetto, diciamo, era San Siro, perché uno con la scusa di andare a vedere i cavalli, con la scusa di andare nelle scuderie magari per vedere qualche cavallo, insomma anche a Palermo era così, insomma io a Palermo, insomma, quando andavo a trovare a un amico mio che aveva i cavalli, cioè ci andavo direttamente nei pochi. A Milano era un punto, insomma, che c'erano delle giornate, che quando c'era il Gran Premio, c'era la corsa speciale in cui grossi personaggi, sia imprenditoriali che mafiosi, si vedevano a Palermo, a San Siro, insomma, scommettendo delle grosse cifre, così per far vedere che non avevano problemi di denaro, ma addirittura a Fiatobono lo conoscevano tutti, e qualsiasi cifra che diceva lui, così insomma a voce, la convalidavano, perché la Fiatobono era uno che se tutto il giorno non perdeva soldi non era contento. Oltre al Fiatobono, lei sa di altre persone che frequentavano l'ippodromo di Milano, l'ippodromo di San Siro, uomini d'onore? Di Salvatore Enea lo frequentava, i Guzzardi lo frequentavano, tutti lo frequentavano, ma c'erano anche persone di Napoli che io, insomma, ora io non mi ricordo più perché ha tanto tempo, ha quasi 30 anni che noi parliamo di queste cose. Io mi ricordo che alcuni personaggi che io frequentavo a Napoli a volte mi dicevano: tale sabato alle 2 vediamoci a San Siro che c'è a Corse. Siccome io non sono un appassionato, si dicevo no, e quindi c'erano dei personaggi che si vedevano, insomma, sia Vittorio Mangano, Gaetano Fidanzato, Ugo, insomma tanti personaggi, non è che era soltanto uno, anche perché là si mangia, c'è il ristorante, insomma è un punto di ritrovo a San Siro. Senta, all'ippodromo di San Siro. Sì. Questo procedimento, già le ho citato uno degli imputati di questo procedimento, è Cino Gaetano. Volevo sapere se lei, nell'ambito di questa sua frequentazione milanese anche a Palermo, aveva avuto modo di conoscere o di sentir parlare di Marcello Dell'Utri. Guardi, io con Marcello Dell'Utri non ho avuto mai il piacere di conoscerlo o di incontrarlo. Io però ne ho sentito parlare molto di diverse persone, diciamo, mafiosi importanti come Pippo Bono, anche il fratello di Gaetano Fidanzati, e di altre persone, in cui il Dell'Utri era, insomma, un personaggio, diciamo, di origine siciliano, molto, diciamo, esperto, diciamo, nell'investimento dei soldi, che era questo amico del grosso imprenditore Berlusconi. E quindi era, diciamo, uno degli uomini, diciamo, di punta di Berlusconi, insomma, questi, che molti contatti che c'erano a Palermo, ma non solo a Palermo, in Sicilia, venivano eseguiti, diciamo, da questo Marcello Dell'Utri. Contatti tra chi? Certamente, contatti, io parlo
Cioè non è che questo ha fatto delle cose illecite, contatti con personaggi che diciamo in dubbio, per esempio Pippo Calò, Pippo Calò a me mi disse nell'86, mentre c'era il massimo processo, che un discorso che avevo avuto io con perché mi lamentavo che io volevo mettere una caterpillar a Spina Santa, che c'era un cognato mio e così via, io mi lamentai con questo Pippo Calò, con Mariano Agita e con Giuseppe Ligio, e lui insomma, siccome effettivamente il Pippo Calò d'indole è buono, non è che è un cattivo, è un egoista, insomma, il Pippo Calò d'indole è buono, insomma, se può fare una cortesia la fa. E quindi lui, vedendomi lamentare, mi disse che di stare tranquillo, che fra non molto sicuramente andava in porto, diciamo, il risanamento del centro storico di Palermo, e quindi mi faceva mettere qualche camion, qualche ruspa per lavorare. E così, parlando, c'erano delle ditte, diciamo, del nord Italia, si parlava di Arezzo, di Milano, si parlava di altre città, insomma, si parlava dei Lodigiani, si parlava di questo dell'Udri, di questo di Benedetto, ma addirittura che tutti questi che personaggi avevano tutte delle società, diciamo, che lavoravano sull'edilizia grosse, insomma, e quindi il Pippo Calò, insomma, mi diceva questo, dice, non ti preoccupare che quando dice inizieremo a lavorare per fare il centro storico, dice, ti faccio mettere io alcuni mezzi. Quindi non ho compreso se Pippo Calò le aveva riferito di questa persona che lei ha nominato adesso, come interessate anche al centro storico, al risanamento? Sì, al centro storico, perché mi parlava, e non solo di Pippo Calò, che c'erano, diciamo, questi personaggi importanti come il Lodigiani, delle ditte, diciamo, chiave di Benedetti, Berlusconi, ma sempre che è dell'Utri, però, che dice, ma hanno delle imprese anche dell'edilizia, insomma, che fa capo anche dell'edilizia. Ma Calone... Però io non è particolare proprio per dire, però erano, cioè, le imprese, diciamo, pulite del nord, va bene, che entravano, diciamo, a fare tutti questi lavori nel sud, diciamo in Sicilia, e dopo, diciamo, queste persone c'erano i vari mafiosi di zona che si prendevano i subappalti a vario titolo, con i mezzi e con uomini e con i soldi, insomma, che si guadagnavano. Però, diciamo, questo fatto del centro storico mi spiegavano che veniva diciamo fatto principalmente perché, dato che c'erano antimafie, cose, insomma, che non davano ai costruttori siciliani, insomma, le licenze, i permessi, perché i natori di mafia li davano, diciamo, a queste ditte del nord, però che già avevano altri lavori che già avevano fatto, tipo il Lodigiano faceva, diciamo, le autostrade, ed era in regola perché pagava il pizzo, pagavano c'erano altri, questi grossi, diciamo, personaggi che avevano questi, non lo so come vengono chiamati, gruppi, insomma, finanziari, insomma, con vari titoli che facevano il lavoro, perché per come che mi parlava il Pippo Calò, c'erano quasi 16.000 miliardi, che sono tanti, 16.000 miliardi, che la regione, il comune, non so chi, aveva tenuto più di 5 anni, diciamo, morte nel cassetto per questi vincoli che c'erano di antimafia, eccetera, eccetera. Senta, Calò le disse se con queste persone vi erano stati contatti e che genere di contatti vi erano stati? Ma i contatti erano, insomma, sempre che ritornando sul discorso di Dell'Utri, di questo personaggio, diciamo, molto furbo, diciamo, di origine siciliana, sì, che c'erano avuti dei contatti, almeno per come mi parlava lui, insomma, il lavoro che di lì a poco tempo dovevano essere, diciamo, fatti.
Quindi c'erano stati, non l'ho sentito, mi devo scusare, stavo leggendo una cosa. Lei ha detto che c'erano stati incontri o no? Sì, c'erano stati contatti, diciamo, per questo risanamento del centro storico. Però io ho capito per come parlava tu, il Pippo Calò, diciamo, che questo dell'Utri aveva interessi anche in altri settori, non soltanto diciamo nel campo edilizio, ma aveva certamente altri interessi, insomma, sempre imprenditoriale. E mi diceva che faceva parte del gruppo del più famoso Berlusconi, insomma, il milanese, insomma, l'industriale che si era fatto. Senta, lei aveva parlato, iniziando questo discorso, se non mi ricordo male, di fidanzati Gaetano, Bono Pippo, di un fratello di fidanzati Gaetano. Può specificare qual è questo fratello di fidanzati Gaetano con cui ha parlato? Guardi, si chiama Stefano, questo è. Ma può specificare che cosa le hanno detto? Perché poi siamo passati al discorso di Calò, quindi è rimasto in 13, diciamo, questo discorso. Cosa le dissero e quando? Ma guardi, il discorso era che quando si parlava di dell'edilizia, va bene, questi personaggi, diciamo, sia il Carollo, sia il Pippo Bono, sia il fidanzato Gaetano, con Stefano Gaetano, ma c'era anche Nino, ma Nino non c'entra niente perché Nino era il meno importante, diciamo, si parlava che questi avevano grossi interessi, diciamo, nell'edilizia. Per esempio, in quel periodo, io parlo dell'86, il fidanzato Gaetano aveva fatto da poco un palazzo in via, comunque, all'Arenella, dove lui è originario. Però, diciamo, c'erano altre palermitane, come, diciamo, i Madonia, i Graziani, che ruotavano, diciamo, nella costa edilizia del palermitano, tanto che io ho parlato in diversi processi, diciamo, di queste cose. Sì, e infatti tante cose che sono state scoperte. Io l'avevo fatto originariamente un'altra domanda. La domanda che l'avevo fatta è se lei aveva sentito parlare, conosciuto, mi ha detto di no. Se lei aveva sentito parlare di Marcello Dell'Utri, e lei ha detto sì, e ha indicato questi nominativi che l'ho detto poco fa. Che sì, cosa sì. Le hanno detto su Marcello Dell'Utri queste persone? E Marcello Dell'Utri, sia Pippo Bono, sia il Pippo Calò, in occasione di quel fattore che io volevo mettere a Spina Santa una pala meccanica, però io non è che posso essere preciso con le date che io, cioè erano conversazioni che io avevo con diverse mafiose, perché si parlava sempre, diciamo, il motivo che a volte molte persone, diciamo, guadagnano soldi e dopo, appena c'è un po' di paura, dicono che non conoscono. Con Gaetano fidanzati, con Stefano fidanzati, una volta anche con Pippo Calò, in occasione che mi voleva fare, insomma, questa promessa che se si aprivano i lavori al centro storico io mettevo qualche camion e una caterpillar, insomma, una scavatrice, mi diceva che questo Dell'Utri, insomma, era un imprenditore, ma più che altro, cioè, era, diciamo, un uomo d'affari, un grosso uomo d'affari, che non è che aveva interessi soltanto, diciamo, nel campo edilizio, no, ma aveva anche altri interessi. No, io le volevo, allora le faccio un'altra domanda, in particolare le parlarono o comunque le dissero qualche cosa in relazione invece alla persona di Berlusconi? Sì, che questo era, diciamo, un uomo di Berlusconi e che, diciamo, molti denari, diciamo, che avevano sia Salvatore Zina, Stefano Bontade, i Badalamenti, va bene, le reinvestivano, diciamo, in vari settori e, diciamo, a Milano, insomma, sia alla Borsa di Milano e sia in varie cose, insomma, in molte società. Però automaticamente, cioè,
queste persone non è che parlavano con Berlusconi, sapevano che i soldi, diciamo, andavano al gruppo di Berlusconi, ma ci poteva essere soltanto qualche persona che poteva avere, diciamo, questi contatti diretti con Berlusconi. Però la maggior parte di tutti questi discorsi, di questi trattativi, di questo movimento di soldi, lo faceva il Sudellutri, che era, diciamo, una persona, di una delle tante persone di fiducia, insomma, di Berlusconi. Senta, lei ha sentito parlare, sempre ritornando al discorso dei sequestri, di un progetto di sequestro che riguardava in particolare Berlusconi o qualcuno dei suoi familiari? Guardi, di questo progetto ero interessato anch'io, insomma, io, insomma, ne ho sentito parlare, diciamo, direttamente, perché io ero anche là a Milano per sequestrare, diciamo, a questa persona. Però io allora non è che mi ricordo chi si chiamava Berlusconi, dopo io ho collegato che era, diciamo, che periodo Berlusconi, siamo? Insomma, non è, perché era, diciamo, l'uomo che aveva fatto la Milano 2, va bene, ed eravamo pronti, diciamo, c'era un gruppo di persone pronte per sequestrarlo, cioè non è, insomma, che sono stati parole così, ma che eravamo là a Milano perché eravamo pronti di un momento all'altro che davano il via per sequestrare, diciamo, questa persona che dopo io ho capito che era Berlusconi, perché molto spesso la sera andava, diciamo, negli uffici che ci sono nella Milano 2. E questi battuti, diciamo, li aveva preso, diciamo, un certo Antonino Grado, un uomo d'onore della famiglia di Stefano Bontate, insomma, una persona che abitava là a Milano. Tutto assieme non se ne fece più niente, ma addirittura siamo rientrati tutti, e mi ricordo che io non ho partito più per alcuni sequestri. E dopo ho saputo così, insomma, che quell'impresario che aveva fatto la Milano 2, diciamo, era Silvio Berlusconi, che era entrato in contatto con alcuni personaggi importanti in cui, diciamo, i mafiosi avevano il compito che investivano, e quindi questo Berlusconi, diciamo, era tranquillo, pacifico, che non veniva più né minacciato né, cioè, che non correva più la minaccia che potesse essere sequestrato lui o qualcuno dei suoi familiari. Senta, questo progetto di sequestro, chi era interessato oltre a Gaetano Fidanzati, che lei ha detto? No, Gaetano Fidanzati probabilmente non è, io non l'ho nominato, diciamo. No, progetto era interessato, diciamo, Gaetano Badalamente, non Gaetano Fidanzati. E Stefano Bontate inserì, io non l'ho nominato, diciamo, il progetto era interessato, diciamo, Gaetano Badalamente, non Gaetano Fidanzati, e Stefano Bontate inserì Ricco Bono, diciamo, il capoccione che c'erano allora, e Scaglione, e Tommaso Scaduto, che era della famiglia di Antonio Meneo di Bagheria. Cioè, questi erano i personaggi che avevano già pronti degli uomini messi là a Milano, che di un giorno all'altro si doveva sequestrare. Quali erano questi uomini? Mi scusi, signor Mutolo, quali erano questi uomini che erano a Milano, quelli che ci lavoravano sopra? Allora, quelli fissi che avevano il compito, diciamo, di controllare tutte le mosse erano, diciamo, Antonino Grado, va bene, ma lui era insieme sempre con la Milano, un mafioso della famiglia di Pippo Calò, insomma, era sempre da Milano. Però c'erano i fratelli Guzzardi, c'era Gaetano Carollo, c'erano altre persone che salivano e scendevano, come, che so, Pietro Vernengo, Franco Matera, De Pricchecco, Tommaso Scaduto. Qualche volta io ho visto pure a Salvatore Contorno, ma io non lo so se lui è da là per queste cose, però ruotava sempre, diciamo, in un giro vizioso, che andavano a fare qualche rapina o qualche cosa, lo so senz'altro, insomma. E dopo c'ero anche io, c'era Michelizzi Salvatore, c'era Francesco Di Trapani della famiglia di Cinisi, c'era Salvatore Di Maio, che ultimamente hanno arrestato a Milano, che spesso è stato sempre a Milano,
con un cugino suo, Cetto Salvino Di Maio, insomma erano tante persone e c'era un interesse forte, diciamo, per sequestrare o questa persona che aveva fatto la Milano 2, oppure Cetto Monti, che non è quel monte che dico io di Milano, ma un altro monte, perché avevano saputo che questo aveva comprato la Ippi o qualche cosa del genere, delle pompe di benzina, e aveva firmato una tratta, un assegno di 350 miliardi allora, quindi tutti dell'Agipi passò alla Ippi, insomma, o qualche cosa del genere. E quindi noi avevamo a disposizione che se qualcuno portava bene informazioni, sia di questa persona, della Milano 2, oppure di questo Monti che aveva comprato tutti questi pompe di benzina, cioè si poteva dare anche un miliardo, che si poteva offrire un miliardo per le informazioni precise, perché si parlava che minimo allora, se si prendeva o a questo o a quello, erano 20-30 miliardi, insomma, che entravano nelle casse mafiose. Insomma. Sì, volevo sapere una cosa. Lei ha detto che quindi a un certo punto questo progetto non viene più perseguito. Lei sa chi è che prese la decisione di non perseguirlo più? L'avete detto? Guardi, però che decisione certamente non potevano nascere né da Gaetano Basalamente, né da Ricco Bono, né da Stefano Bontate, perché erano cose importantissime. Ripeto, siamo intorno al 75, principio 76, ma credo più che altro nel 75. Ancora c'è una forte influenza del triunvirato, che il triunvirato, diciamo, è comandato, diciamo, da Luciano Livio, da Stefano Bontate e da Gaetano Basalamente. In quel periodo c'è anche Luciano Livio, sempre a Milano, che fa la spola tra Milano e Napoli, infatti viene arrestato, diciamo, a Milano anche per servirsi di persona. Però, insomma, questo discorso, che perché dopo entrò, diciamo, di questo personaggio così importante, diciamo, dopo se ne è sentito tanto parlare, che certamente non è che poteva entrare soltanto una persona e dire non lo tocchiamo perché è amico mio. Certamente c'è stato, diciamo, il volere e il consenso, diciamo, di tutti i capoccioni, e ci sarà stato, diciamo, quella contropartita a dire vabbè, non la tocchiamo, evitiamo di guadagnare i 10-20 miliardi, però insomma avremmo altro modo come guadagnarli. No, questo sono le sue considerazioni. No, siccome già si era passato, aveva credo, non voglio essere sicuro, Pietrini istituzioni, se poi invitato Presidente il collaborante, eventualmente ne volesse riferire istituzioni che specifichi che si sarebbe. Su che cosa si sta? Infatti io questo le volevo chiedere, signor Mutolo, lei ha esposto adesso delle sue deduzioni. Vorrei che lei esponesse quali, se ci sono chiaramente, i fatti su cui lei basa queste deduzioni. Sì, cioè io di certo non ho niente, però le mie deduzioni sono su un'esperienza di vita, diciamo, che ho avuto, diciamo, il personaggio, e come diciamo questo gruppo, diciamo, ha contato altre attività, diciamo, in Sicilia, quindi, e la Sicilia è diciamo, una terra in cui, diciamo, molti costruttori, molti imprenditori non hanno intrapreso, diciamo, un'attività commerciale perché per non voler stare, diciamo, sotto a certe regole. Certamente, diciamo, uno scambio del genere e dopo, diciamo, dice, certamente se l'avvocato o lei mi dice qualche cosa di specifico, io non so niente di specifico, però la cosa logica è quello che uno può dedurre, diciamo, sono quelle considerazioni che ho fatto io, che è un personaggio così importante, e noi per esempio abbiamo avuto altri personaggi importanti che in Sicilia non sono stati molestati, non sono stati toccati, però insomma si è avuto sempre una ricompensa, insomma, un'agevolazione in altre attività, in altre cose. Senta, lei ha parlato appunto fino ad ora diciamo così, di confidenze, di dichiarazioni che le sono state fatte da fidanzati Gaetano, Bono Pippo e fidanzati Stefano.
Lei ha parlato di Dell'Utri con Mangano Vittorio? Io con Mangano Vittorio ho parlato di Dell'Utri nell'ultimo periodo che sono stato nelle HCL di Trapani e dopo a Palermo intorno all'85-86. E vi parlava che questo era un appassionato di cavalli, era un personaggio che lui diciamo, aveva diciamo, ancora diciamo, conservato un'amicizia che andava al di là diciamo, del lavoro oppure delle cose commerciali e quindi insomma che era ancora in contatto diciamo, a parte diciamo, le attività che potesse avere per i favori che ne avrebbe potuto fare nel passato, diciamo lui c'era rimasto ancora amico, diciamo, del periodo 85-86. Senta, Mangano, le specificò come era nato il suo rapporto di lavoro con Berlusconi e con Dell'Utri? Guardi, il discorso che lui mi dice che era iniziato, che è stato messo come guardiano. Dopo diciamo che l'amicizia di questo Dell'Utri che mi parlava che questo essendo un appassionato di cavalli a volte insomma se lo portava addirittura per guardare qualche cavallo, qualche cosa e dice che il Mangano è molto esperto diciamo a questi incroci che si fanno perché ha studiato dei libri insomma e questo se lo portava come compagnia diciamo quando si doveva comprare qualche cavallo importante diciamo al Mangano. Ma le disse anche il Mangano per quale motivo poi questo rapporto era finito, il rapporto lavorativo diciamo così era finito? Ma il rapporto lavorativo era finito perché diciamo dopo il sequestro, il tentativo di sequestro diciamo di quel nobile che io ho parlato, che non mi ricordo come si chiama, si vede che diciamo la polizia andò un pochettino diciamo a vedere insomma che siciliani c'erano in quella zona, però lui io non lo so se addirittura ha cambiato diciamo lui ha cambiato posto di lavoro, però la moglie, il suocero sono rimasti sempre diciamo in quel posto di lavoro e lui mi parlava che addirittura siccome era una grande tenuta a volte insomma ci andavano qualche persona che dovevano fare qualche cosa sul Milanese o là vicino e lui li ospitava pure insomma anche se erano là tanto non è insomma che guardava perché erano posti tranquilli pacifici che la polizia non ci andava. Può specificare il nome di queste persone che ha citato adesso, questi latitanti di cui lei ha parlato? Guardi, ma le persone che salivano spesso là erano questo Franco Mata, l'ha detto il Checco, Pietro Vannengo, dopo c'era, ora mi sto ricordando che c'era un altro ragazzo che è stato ucciso, un certo Sassolino, non mi ricordo come si chiamava, c'erano i fratelli Guzzardi che frequentavano sempre là, insomma c'erano tanti personaggi che a volte salivano e scendevano sempre della famiglia diciamo di Brancacci oppure di Santa Maria di Gesù. Infatti diciamo questo Franco il Checco, che io non mi ricordavo in quale famiglia era, è della famiglia insomma, di Brancacci. Senta, Mangano le ha mai parlato anche di reinvestimento di denaro del governo? Ma sia Mangano che sia altre persone, insomma, senza entrare nello specifico, si parlava che loro volevano entrare, diciamo, nell'acquisto di terreni nel circondario milanese per dopo farlo fare edilizio, insomma. Infatti tante che mi dicevano che nel circondario milanese che c'era una forte speculazione, diciamo, edilizia. Le parlavano in particolare di Dell'Utri, di Marcello Dell'Utri? Insomma, che mi diceva che erano amici, insomma, che questo si interessava tramite, diciamo, altri personaggi che erano a Milano, che parlava di Berlusconi, diciamo, che c'erano delle grosse società, diciamo,
ma sia come le stand come, e sia anche in borsa, in cui insomma c'erano dei personaggi che investivano, diciamo, soldi, diciamo, mafiosi, e davano adesso dell'utile. Senta, ma tornando un attimo indietro, perché visto di aver dimenticato di farle una domanda, cioè Mangano quando viene assunto per quale motivo? Cioè, lui rappresenta se stesso o rappresenta qualcun altro quando viene assunto? No, Mangano viene assunto solo ed esclusivamente per dare un segnale, diciamo, ad altre organizzazioni, diciamo, criminali, perché Milano era in quel periodo è invasa di molte organizzazioni criminali, sia, diciamo, della mafia, della camorra, dell'andrangheta, ma c'erano anche il famoso Turatello, Facce d'Angelo, con Ballanzaschi ed altri che spalleggiavano, diciamo, Milano. E quindi il Mangano viene messo là non perché magari il Mangano ha di bisogno di lavorare, il Mangano viene messo là come il simbolo di un palermitano, di un mafioso, quindi se toccati a queste persone, insomma, dietro a queste persone c'è la mafia. Beh, era questo il simbolo perché il Mangano era là. Come era Mangano poteva essere qualche altro, cioè non influiva se si chiamava Mangano, o se si chiamava Mutolo, o se si chiamava Bernengo, era un mafioso messo là, insomma, che rappresentava la mafia. Ho capito, quindi chi è che lo aveva scelto particolare? Lei sa se ci fu una persona che scelse Mangano per andare lì? Guarda, io questo non lo so, però Mangano è un uomo della famiglia di Pippo Calò, era molto legato a loro, con Stefano Bontate, con Nino Rotolo. Io mi ricordo che spesso ci vedevamo al baglio di Stefano Bontate, ma una volta addirittura mi raccontarono che il Mangano aveva partecipato pure al tentativo di uccidere a Pente Turatello con Gellandaberto o Paccalè, mentre era il Turatello insieme a Salvatore e un catanese che è trapiantato, diciamo, a Torino, ma che era molto amico di questo Pente Turatello, insomma, e questo l'avevano scambiato per poliziotti, e Pente Turatello, insomma, scoppò in mutande perché si immaginava, insomma, che lo dovevano arrestare, invece insomma erano altri personaggi che lui nemmeno si immaginava. Senta, lei poco fa ha detto, credo che sia un omino, ecco, le chiedo questo sassolino di cui ha parlato era un testo sassolino? Ecco, questo era un altro ragazzo della famiglia di Brancaccio, del Corso di Mille, là vicino, che ruotava sempre a Milano, no? Per dire che ci sono molte persone, sì, magari sì. Sicuramente io a qualche persona lo dimentico, insomma a 30 anni noi parliamo di personaggi che, diciamo, Quartiere Zingoni, Corsico, Porta Romana, Porta Genova, erano piene di siciliani e di palermitani. Senta, questo sassolino, io se le faccio un nominativo, lei ricorda se si tratta di questa persona? È possibile che si chiamasse Zaccone Salvatore? Il signore Zaccone, ecco, Sassolino, sì. Senta, lei ha parlato di Nino Grado. Può specificare Nino Grado come si muoveva a Milano? Che rilevanza aveva all'interno dei fatti, le chiedo veramente. Che rilevanza aveva all'interno dell'organizzazione mafiosa a Milano? Nino Grado era, diciamo, un personaggio molto importante, cioè noi vedendo a Nino Grado a Milano è come se si vedeva a Stefano Bontate. Era una persona abbastanza seria, aveva un grosso traffico di droga, diciamo, era in contatto con personaggi esteri, ed era un personaggio, diciamo, che molto serio, insomma, per la persona che, diciamo, e ci davano affidamenti, cose, insomma, serie. Insomma, questo, il Nino Grado era, diciamo, non un personaggio qualsiasi, era un personaggio molto importante a Milano, che apparteneva alla famiglia di Stefano Bontate.
Senta, lei ha parlato di dichiarazioni che le sono state rese su Dell'Utri, sul conto Dell'Utri, di due gruppi di persone, diciamo così. Può specificare quando le sono state rese queste dichiarazioni? Cioè, Mangano quando le ha rese queste dichiarazioni e quando gliele hanno rese le altre persone di cui lei ha parlato prima? Guardi, con Mangano i primi appuntamenti che abbiamo avuto noi, perché con Mangano anche ci conoscevamo da tanto tempo, esatto, quindi con Mangano siamo stati intorno al 78-79 a Carceri di Palermo all'infermeria. Poi passavamo tutto il giorno, diciamo, a giocare a carte, a poker, insomma, a Teresina, insomma, che ci giocavamo i cioccolattini, i parigina. Quindi quando si stancava, a volte si parlava, si chiacchierava, insomma, si discuteva, insomma, di queste cose. Quindi siamo intorno a 78-79. Altri abboccamenti con Mangano li ho avuti intorno all'85-86. Questi sono i periodi. Con altri personaggi la conoscenza risale sempre in quel periodo. Io quando parlo che vedevo, diciamo, a Bono, a Enea, a Martelli e a vari personaggi, siamo intorno al 75 a Milano, quando avvengono questi fatti. Però io con Pippo Bono, con Gaetano Fidanzati, ne parlo. Non posso essere preciso, ma comunque mentre c'è il massi processo tra l'85 e l'86. Dopo con Pippo Bono noi siamo partiti di Palermo e siamo stati anche un altro anno assieme a Spoleto, quindi può darsi pure che siamo intorno all'87, insomma il periodo è questo, altri periodi dopo. Ok. Quindi relativamente al Mangano, le disse fino a quando erano durati questi rapporti con Dell'Utri? Cioè, lui fino a quando era rimasto? Fino all'86. I rapporti, scusi Presidente, quali rapporti? Di lavoro? Di rapporti? Sì. Di conoscenza, di frequentazione? Certo. Di tutto rapporti di amicizia, e poi se c'erano gli altri, se c'era altro tipo di rapporti, quelli che lei ha riferito precedentemente, anche altro tipo di rapporti. Quello che mi diceva Mangano, diciamo, oltre ai rapporti di lavoro, che potevano essere come quello che poteva raccomandare o darci soldi per investirli, c'era anche un, era rimasto pure un rapporto di amicizia, perché diciamo questo Dell'Utri è siciliano, ha dell'origine palermitana, insomma, e quindi lui mi parlava come un amico che da tanto tempo, diciamo, si era trapiantato, diciamo, a Milano e si era fatto, diciamo, era una persona molto importante, diciamo, nel campo finanziario, insomma. Sì, ma io volevo sapere da lei, quando lei parla con Mangano, in queste due occasioni, lei ha detto ne parlo una volta alla fine degli anni 70, una volta o delle volte alla fine degli anni 70, e poi nell'85-86 ha detto, quando ne parla con Mangano, questi rapporti sono ancora in corso o sono terminati, secondo quello che le dice Mangano? Nell'85 sono in corso, nel 78-79 io nemmeno mi ricordo se mi parla di Dell'Utri, insomma mi racconta, diciamo, questi fatti, diciamo che lui era a Milano, il discorso di Vernengo, eccetera eccetera, e dopo nell'85 mi specifica il discorso che era che con questo Dell'Utri, con questo finanziere, insomma, erano rimasti dei buoni rapporti amichevoli, anche se erano nati, diciamo, dei, come si dice, dei problemi, perché il Mangano, diciamo, era passato, aveva avuto intorno all'80 un processo di droga, quindi avevano intercettato delle telefonate, quindi già era a tipo un personaggio scomodo, però diciamo l'amicizia con questo Dell'Utri era rimasta sempre, cioè lui me ne parla che questo Dell'Utri era una persona, insomma, a posto, buona, insomma, nel gergo nostro, che malgrado ciò, diciamo, Mangano aveva avuto, diciamo, un processo con gli Spatola, con alcuni fratelli degli Inzirilli, se non sbaglio con un certo Adamita, con i fratelli Adamita che avevano trovato, credo, 40 kg di droga a Milano e che li stavano spedendo in America in una discoteca, quindi fecero un'associazione e là scaturirono i primi processi che fa il giudice Falcone, proprio, insomma, e quindi nascono, diciamo, delle insomma il Mangano incomincia a essere un tipo, diciamo,
poco raccomandabile agli occhi così apertamente, però lui mi parla che Cristo Dell'Utri era una persona buona e quindi questa amicizia si era conservata, questi rapporti erano stati conservati. Senta, lei ha conoscenza se vi erano rapporti tra Vittorio Mangano e Bontate, Stefano Bontate? Con Bontate io poc'anzi ho detto che molto spesso io, il Mangano Vittorio, il Rotolo, però in compagnia di altri personaggi, per esempio io accompagnavo a Motì a Riccobono, Rotolo accompagnavo un Tito Motisi che allora era il capofamiglia di Pagliarelli. E il Mangano Vittorio era intimo amico, diciamo, di Stefano Bontate, non so se perché insomma ogni tanto ci regalava qualche cosa, insomma, no, insomma io spesso a Vittorio Mangano lo vedevo nel baglio dietro, diciamo, il villino di Bontate e si parlava, insomma, erano molto intimi, insomma, con Stefano Bontate. Però lei ha conoscenza dei rapporti tra associati mafiosi o comunque associazioni mafiose nel suo complesso e settori deviati, diciamo così, della massoneria italiana? Guardi, signor Giudice, io ho fatto delle dichiarazioni perché insomma c'erano insomma questi personaggi, diciamo, massoni. Ora io non è che con precisione so che so distinguere questi massoni a quale, diciamo, organizzazione appartenevano, perché ci sono, mentre la mafia è uno e noi li distinguiamo attraverso i mandamenti o le famiglie, la massoneria magari si distingue attraverso, insomma, altri nominativi. Io so che conoscevo il cognato di Stefano Bontate, un certo Vitale, che era massone e che molto spesso io sentivo parlare, diciamo, che questi personaggi massoni erano i personaggi più importanti, diciamo, che avevano i punti chiave della città e quindi bisognava comunque in tutti i modi entrare in contatto con questi personaggi. E sentivo parlare pure che negli ultimi periodi che siete con Mariano Agate, che diciamo che a Trapani nel Marsalese c'erano forti gruppi di massoni, insomma, addentrati a qualsiasi livello, diciamo, di personaggi importanti, industriale o da altri personaggi. Quindi c'era, diciamo, il fratello di Michele Greco, detto il senatore, e questo, diciamo, era molto amico e di personaggi, diciamo, anche massoni, da parte dei mafiosi, dei politici. Quindi io ho sentito parlare sempre di queste persone massone, insomma, ci sono processi che ho fatto, uno o due processi, diciamo, sempre su alcuni personaggi massoni. Senta, le volevo fare una domanda in un altro, diciamo, un altro settore rispetto a questo. A seguito di quella che viene chiamata, almeno è stata denominata in questo modo, seconda guerra di Mafia, quindi quella degli anni 80, diciamo, all'inizio degli anni 80, tutte le persone che erano vicine ai costruttori o comunque alle persone che impiegavano denaro illecitamente, e che erano vicine a uomini d'onore cosiddetti perdenti, che cosa fecero? Voglio che lei faccia degli esempi specifici, però sulla base delle sue conoscenze. Se posso, io pongo alla procurazione la domanda, perché è generica, assolutamente generica, si può specificare e fare la domanda in ordine a fatto e circostanza che può riferire il collaboratore. Io non so se lei ha conoscenza, per esempio, dei rapporti che esistevano tra uomini d'onore della famiglia della Noce e alcuni costruttori. Se lei ne ha conoscenza, voglio sapere, a seguito appunto della eliminazione di Stadione Salvatore, se lei sa come poi transitarono questi rapporti. Aspetta, io le posso dire per un'esperienza acquisita mia vissuta, a parte di tutti quelli che ho conosciuto, diciamo che tutti, ma non solo i costruttori, ma diciamo gli imprenditori, va bene, dopo la cosiddetta non guerra di mafia, perché nell'82 non è, almeno io non ero in guerra con nessuno, insomma tante persone che sono state
eliminati per un progetto che aveva il Salvatore Rino con il suo gruppo di personaggi. Comunque tutti i grossi imprenditori o costruttori, diciamo, sono passati da una società all'altra. Per esempio Salvatore Inzerillo aveva delle società, va bene, le hanno imposto, le hanno minacciata la moglie, va bene, che se non dava questa società di Pedro, di costruzione, che venivano uccisi tutti. Per esempio Calderone, che era un grosso personaggio del Catanese, io mi sposto anche a Catania, che aveva interessi con i famosi cavalieri, va bene, cioè al momento che è morto Calderone questi contatti entrarono con Santa Paola, cioè a Palermo i marchesi, cioè tutto era in questo momento così, insomma, che la domanda io ne ho tanti, ne so tanti di questi personaggi che non ne, ma che magari mi sfuggono. Io mi ricordo per esempio un certo Tommaso Davia, che questo era uno che costruiva in diversi punti di Palermo, da Mondello, da Valdesi, dal Politeama, dalla Via Libertà, allora non c'erano, diciamo, tutti questi gruppi che si contrapponevano, ma c'era un accordo, diciamo, con questi costruttori. A questo, ecco, da punto in bianco, siccome a un certo punto viene ucciso Reina, che era il presidente della regione, insomma, Reina, insomma, allora, a questo addirittura le hanno, diciamo, proibito di fare il costruttore. Io con questo ero io il referente che andava a prendere soldi da tutti e le davo alle varie famiglie, perché al Politeama ne portava i soldi a Franco Gnocco, allora che era il capofamiglia di Palermo Centro. Dopo c'erano altri personaggi che io andavo e portavo soldi. Ma però, insomma, diciamo, questi interessi commerciali, anche se muore un mafioso, subentra subito un altro mafioso, cioè non ci sono nessun trauma. Anzi, noi diciamo, muore un papa e se ne va un altro, muore un mafioso, viene eliminato un mafioso e ne compare un altro. Però questi poteri di denaro rimangono sempre alle persone che comandano, cioè i grossi traffici di droga li gestiscono sempre le persone che sono all'apice di Cosa Nostra. Questi gruppi, diciamo, di grandi imprenditori vengono gestiti sempre da personaggi che sono sempre all'apice dei mafiosi. Lei non vedrà mai un mafioso in decadenza essere amico, dicendo, che so, dell'imprenditore D'Agostino, cioè no, vedrà sempre un Madonia, vedrà sempre un Badalamente, vedrà sempre un personaggio importante. È una cosa che continua sempre così. Senta, un'altra domanda, lei sa se Cosa Nostra aveva interessi, lei ha parlato di Cosa Nostra, che Cosa Nostra reinvestiva spesso nell'attività edilizia, sa se aveva interessi anche in Sardegna e in che parte della Sardegna eventualmente e chi glielo disse? Guardi, io intorno nel 1981, principio dell'82, ho avuto degli attoccamenti con alcuni mafiosi, va bene, che c'era interessato, diciamo, il Pippo Calò con Flavio Calpone, e avevano degli interessi in Sardegna. Però siccome io ero uscito da poco in galera e avevo un grosso traffico di droga con la Thailandia, quindi io in quel periodo investivo, diciamo, sul traffico di droga, che per me era, diciamo, la cosa che mi faceva guadagnare subito soldi, e io però reinvestivo a Palermo stesso, diciamo, con i costruttori. Però, diciamo, in quel periodo c'era, diciamo, in Sardegna, diciamo, il Pippo Calò con questo Flavio Carboni ed altri personaggi come Paldetta e di te, insomma, che raccoglievano soldi a me, che me lo disse Spataro, Tommaso Spataro, dice: se volete investire i soldi là non ci sono problemi, perché Spataro era della famiglia di Pippo Calò. Invece, diciamo, c'erano i Madonia, che già erano anche
bene affermati nell'edilizia con i graziani che costruivano, che facevano, invece cercavano di investire addirittura all'estero. Infatti il Madonna Antonino mi spiega che bisognava investire all'estero perché allora si parlava della legge Rognoni-La Torri, c'era il pericolo che potevano confiscare i beni, insomma tutto un discorso che io in altri processi mi sono un pochettino prolungato e ho specificato bene. Senta, lei ha conosciuto o ha comunque sentito parlare di Francis Durabello? Sì signore, ed eravamo amici, siamo stati anche in galera assieme, insomma. Lei ebbe modo di parlare con Francis Durabello, in particolare dell'ex presidente del Consiglio Bettino Grassi? Di questo a un certo punto gli Francis Durabello, che siccome siede anche diciamo a Palermo all'infermeria, che dopo partì insieme a Buscetta perché fecero i famosi carceri speciali, e quindi noi l'abbiamo avuto ospite diciamo a Palermo all'infermeria insomma di Palermo, che allora insomma l'infermeria era diciamo un braccio dove tutti i mafiosi andavamo là, e dopo c'era qualche personaggio che interessava, e quindi arriva il Francis Durabello e Gerlandabetto lo fa venire all'infermeria. Parlando con questo Francis Durabello, erano i soliti discorsi che si facevano in galera, insomma, di essere vicino a persone importanti, a politici, a imprenditori. Lui una volta mi raccontò che insieme con i suoi uomini fanno trovare una macchina carica di armi, cioè nella strada in cui diciamo ogni mattina percorreva diciamo Bettino Cacis, l'onorevole Bettino Cacis con la scorta, e l'hanno messa in modo che se ne accorgessero, tanto di fare preoccupare diciamo a questo personaggio diciamo importante, perché attraverso la paura queste persone magari potevano cercare diciamo delle raccomandazioni, perché una persona o è politico o è ricco o è povero, però quando si sente realmente minacciato per la sua vita, insomma, un po' di paura ce l'ha, insomma, e quindi cercano i rimedi. Ma Durabello le disse, o comunque disse all'altra persona con cui lei si trovava, per quale motivo aveva fatto? Cioè chi gli aveva richiesto, l'aveva fatto di sua iniziativa o gliel'aveva chiesto qualcuno? Ecco. No, ma questo, cioè, io ce l'avevano chiesto altri personaggi mafiosi che erano in quel periodo là a Milano, però cioè, lui non è che mi specificò bene, il discorso era quello, insomma, grosso modo, che di fare preoccupare, diciamo, a questo onorevole, che si capiva che era un personaggio importante e che poteva avere delle amicizie e delle aderenze nel milanese, insomma, molto importanti, e non solo, diciamo, in Lombardia, perché sicuramente c'era qualche personaggio, insomma, che dopo ne poteva usufruire di qualche vantaggio. No, questo siamo sempre nel campo delle deduzioni. Io voglio sapere, le venne detto specificamente il nome di un personaggio che ne avrebbe usufruito? E soprattutto volevo sapere, quando lei parla di mafiosi milanesi, erano milanesi di origine palermitana o di origine catanese o di altra origine? Può specificare queste due cose? No, in quel paese, in quel periodo, cioè, in tutti i periodi, diciamo, in Lombardia ci sono stati sempre, diciamo, personaggi mafiosi di Palermo, mafiosi di Catania, però diciamo Catania ha portato anche un prodotto diciamo di delinquenza molto aggressiva diciamo a Milano. C'erano anche affiliati della Sacra Corona, c'erano i camorristi, c'erano i calabresi. Io non mi ricordo ma bene insomma quale fu il motivo, ma comunque il motivo di questo diciamo finto attentato era perché a Turatelli ce l'avevano chiesto, perché sicuramente c'era qualche personaggio che ora io non mi ricordo, insomma, che aveva interesse di fare preoccupare diciamo all'onorevole Bettino Cacis per dopo insomma avere dei vantaggi. Sì, in quel periodo là c'era diciamo Gerlandabetto, io non mi ricordo ora se fu una cosa detta a lui, da lui oppure da Pippo Buono, io non mi ricordo in questo momento.
signor Mutolo, le volevo fare a questo punto una contestazione in relazione a quello che lei aveva detto il 14 marzo 1996. Presidente, leggo proprio il pezzo. E riguarda la domanda l'ho appena fatta e ho appena risposto. In pratica ciò venne fatto, riguarda i motivi proprio. In pratica ciò venne fatto proprio allo scopo di far trovare la macchina in modo tale da fare intimorire il taxi e da farlo poi avvicinare. Il Turatello si determinò a fare ciò su richiesta dei palermitani, tra virgolette, che vi avevano interesse per affari riguardanti il Berlusconi, come mi disse lo stesso Turatello. Se mal non ricordo, lo stesso mi fece il nome di Gerlando Alberti come suo referente palermitano in questa occasione. Ricordo di aver preso il signore, sì. Sì, ma infatti io mi ricordo che Turatello in quel periodo ha avuto anche un conflitto a fuoco con altri esponenti malavitosi, diciamo, non so se erano calabresi o napoletane, ma il discorso era questo tempo, insomma, che diciamo fare preoccupare diciamo, a Bettino Cacchis, in modo che c'erano altri personaggi diciamo, che lo garantivano, e in quel caso là diciamo, era insomma, almeno per come che mi spiegò il tenente Turatello, insomma, era che questo favore l'aveva avuto tra Berlusconi, tra i palermitani, tra Gerlando Alberti, io non mi ricordo bene, insomma, in questo momento. Quindi per capire, lei conferma la dichiarazione che ha reso il 14 marzo del 90? Sì, signore, io confermo, sì. Senta, un'altra cosa, come mai Alberti, o comunque i palermitani, si rivolgono proprio a Turatello? Ma guardi, perché Turatello era un personaggio, diciamo, che viveva di sequestri di persone, di estorsione. Tanti magari pensano che il Turatello era anche un grosso trafficante di droga, io invece so che nella maniera più categorica che il Turatello non trafficava droga. Era, diciamo, uno che insieme ai suoi uomini, diciamo, consumava tanta, diciamo, cocaina e quindi se l'approvvigionava, diciamo, nei palermitani, quindi c'era questo rapporto. Ma siccome il Turatello era talmente ricco che non ci interessava, diciamo, se spendeva soldi per comprare la droga, perché ci fu un periodo, almeno, insomma, non so se questo periodo c'è ancora, diciamo che mentre in tante famiglie uno va a fare visite e dice senti, ti prendi il caffè, ti prendi il dolcino, in certi ambienti si usava, senti, assaggia un pochettino di questa polverina, come insomma, e quindi era un consumo che questi personaggi che potevano disponere di molti soldi che facevano. Sì. Senta, lei quando ha cominciato a collaborare con la giustizia? Nel 92. Può specificare quali sono stati i motivi che l'hanno determinato a collaborare? Guardi, io, come ho detto, io ho investito, diciamo, tutto quello che io ho guadagnato con la droga e con altre, diciamo, cose che faceva, che mi comportava la mia attività di mafioso. Io, diciamo, ho investito in alcune società, diciamo, che avevo a Palermo, sia edilizio e sia sul campo, diciamo, di altre cose. E quando mi hanno arrestato, ma non solo quando mi hanno arrestato, dopo la morte di Ricco Buono, già io ne avevo sentito parlare, e queste cose che mi sembravano assurde, che una persona che dopo che veniva eliminati c'erano altri mafiosi che si appropriavano dei beni. Comunque io ho subito questo torto, diciamo che al momento che Ricco Buono è morto, diciamo, mi hanno confiscato i mafiosi, diciamo, alcune cose che avevo io, terreni, parte di due trabicate che c'erano in costruzione e alcune, insomma, società ormai. Io di là mi ho convinto, va bene, però non è che mi dicevano noi ti abbiamo confiscato, noi non ti diamo, no, mi diceva il Pippo Gambino, perché io spesso mi rivolgevo a lui, che io appena uscivo facevo i conti e mi davano tutti, quindi questa è stata la mia partenza, che io disse appena io esco sicuramente farò la fine che ha fatto Ricco Buono ed altri personaggi. Quindi ho messo a vedere, diciamo, il comportamento della mafia con un'ottica diversa di come la vedevo prima, perché mentre prima
la vedevo come uomini che rischiavano la vita, come che rischiavano la galera, perché io sono stato sempre in galera con reati gravi, con omicidi, stragi, cioè, però non è che mi sono preoccupato mai. Quindi io ho visto, ho messo a osservare la mafia su un'ottica diversa, quindi ho visto che ha incominciato a uccidere delle donne e quindi e questa cosa mi ripugnava. A volte si sparava e se ne fregavano se dentro la macchina c'era qualche bambino e veniva ucciso, quindi io a quel punto non mi riconoscevo più, diciamo, come un mafioso che quando io insomma facevo parte di questa mafia in cui le donne non si toccavano e i bambini si veneravano, che si facevano le cose giuste e così. Alla fine io dell'81 io ho chiamato al dottore Falcone, mi ricordo che siamo a novembre dell'81, però io ci ho detto che volevo collaborare, però non ho collaborato, cioè ho cominciato io a collaborare. Io non ho 81 o 91? 91, scusi, ma nella fine del 91 io ho chiamato al dottore Falcone, che dicendoci che avevo intenzione di collaborare, perché volevo collaborare, però dire la verità, tutto quello che io avevo fatto, e quindi dopo si è venuta l'occasione nel giugno del 92, insomma. Non so quali erano i motivi, insomma, ho incominciato a collaborare a giugno del 92. Senta, lei è attualmente in carcere? Io sono agli arresti domiciliari. Con possibilità di uscire per un certo orario? Sì, ma di uscire certo scortato, perché c'è ancora il discorso della sicurezza e che quindi non tanto perché c'è la paura che io posso fuggire, perché almeno su questo punto insomma sono tranquilli che io non fuggo, però c'è sempre la possibilità che qualcuno mi può fare del male e quindi sono quasi sempre scortato, diciamo, o sorvegliato o scortato, insomma. Senta, signor Muto, a seguito della sua collaborazione, quindi da quando lei è agli arresti domiciliari poi successivamente, quando ha avuto la possibilità di spostarsi dalla località in cui lei è agli arresti domiciliari, volevo sapere se ha avuto modo di incontrare altri collaboranti. Io questo l'ho detto in diversi processi pure, perché c'è stato un periodo in cui insomma si è messo, perché insomma a un certo punto che si cercano in tutti i modi di delegittimare insomma il collaboratore e di fare alcune insinuazioni. A un certo punto da un anno e mezzo in questa parte che si subisce questo attacco, diciamo, che i collaboratori si vedono. Io effettivamente non è che dico non mi sono visto mai con nessuno, io a volte ho visto qualche collaboratore. Competente, però siamo sempre in compagnia o di una guardia o di due guardie, insomma non è che abbiamo possibilità di andare solo insomma a passeggiare, insomma non ce lo permettono nella maniera più categorica, e quindi io ho avuto modo di incontrarmi insomma e salutarmi con qualche detenuto, insomma. Può specificare il nominativo di questi detenuti o di questi, insomma, collaboratori? Guardi, io mi sono visto una volta con un messinese, con un certo Costa, però era anche lui scortato con i questi agenti. Dopo mi sono visto con un certo Spatola, un altro collaboratore. Dopo mi sono visto con un altro calabrese, e un certo Sparicio. Dopo mi sono visto con un certo Favorevole, però sempre a servizio centrale, insomma, non è che ci siamo visti in posti diversi. Ma in questa occasione avete parlato dei processi che dovevate seguire? No, è come si parla, ma se si parlasse che dei processi, è una cosa che voglio dire io, insomma, che c'è l'occasione ora, insomma, che la domanda specifica me la sta ponendo ora, insomma, altri avvocati invece hanno detto ma se dice
scusi, quanto contraddizioni che ci sono tra i collaboratori, uno è. No, uno si vede, magari scambia qualche parola, sì, come stai, come non stai, come te la passi, e che speranza hai di finire, insomma questo, ma di processo, insomma, io non ne ho parlato mai con nessuno. Signor Mutolo, altre due cose le volevo chiedere e poi chiudo questa esame. Prima di tutto le volevo chiedere se lei aveva sentito parlare, aveva conosciuto, mentre è stato a Milano, un certo Antonio Virgilio. Chiedo, un napoletano? No, non so, che origine di via. No, io ho conosciuto questo Virgilio, Barbarossa, perché erano tutti personaggi che dopo sono stati, almeno se sono questi, che sono stati in un processo dei colletti bianchi, almeno se questo Virgilio, che questo sì. Aveva anche un albergo o due alberghi in società con Ugo Martello. Però io, sì, ma non mi sembrava, diciamo, a vederlo così non mi sembrava una persona importante che dava un peso importante, però dopo ho letto che qui c'era un grosso finanziario, insomma, che insieme a Pippo Buono, un certo Barbarossa, insomma, ed altri hanno fatto un processo perché si erano comprati degli alberghi, se non ricordo male, però niente di specifico, va, insomma. Lo vedevo così qualche volta in qualche ristorante con un certo Mancini, sempre palermitano, però non ero in buoni rapporti. Ecco. Stato lei del sequestro, 12 agosto ha parlato del sequestro Bulgari e di questo tentato sequestro di un principe in una tenuta, di un nobile in una tenuta che portò all'arresto di Pietro Vernenco e del fatto che in questa tenuta abitasse Vittorio Magnano e del fatto ancora che era organizzato questo sequestro da Calò e da Bontade. Lei parla di tutto questo. Poi successivamente, a distanza di un anno, a distanza di 8-9 mesi, il 30 marzo del 94, lei riparla di questo episodio e questa volta è lei stesso a parlare del progetto di sequestro ai danni di un imprenditore che stava realizzando Milano 2. E poi successivamente, il 30 marzo del 96, a distanza di, il 14 marzo del 96, a distanza di oltre 2 anni, è lei a dire che si tratta di Berlusconi, a dire che conosceva invece dell'Utri, che stavano combinando, che avevano combinato tutte le porcherie più inimmaginabili che si potevano fare a Milano. Pertanto, io le chiedo ancora una volta, perché nell'agosto del 93 lei non parla di questo progetto di sequestro e di Berlusconi, che poi gli ha consentito di parlare di Berlusconi e di Dell'Utri successivamente? C'è posizione. Io ho detto, perché ero scontato che quando c'è posizione dell'America, io... Sì, può rispondere. Sì, può rispondere. Perché già quando era andato in America per fare il processo a John Gambino, va bene, subito dopo la mia collaborazione, nel 93, riscendo dell'America e subito ci sono tutti i DC che firmano una cosa al Parlamento, al Senato, in cui volevano togliere, va bene, già questa legge dei collaboratori, già si avevano dimenticato in un anno che era morto il dottor Falcone, il dottor Postellino, quindi chi doveva parlare più di politici? Io in quel momento avevo paura, a distanza di 2 anni questa paura come si dice, mi è passata, mi è scemata, insomma, non lo so, cioè io in quel momento avevo deciso di non parlare, insomma. Benissimo. Signor Mutolo, mi sta bene, ma l'11 e 12 agosto 1993 Berlusconi che politica faceva? Dell'Utri che politica faceva? Le risulta che fosse... Non mi ricordo, non mi ricordo... Ma io dico io, non facevano attività politica perché non esisteva il movimento politico. Forse perché ero preso di quell'esperienza che quando sono sceso dell'America... Cioè lei si deve mettere pure nella mentalità che una persona è sottoposto a un certo regime, a una certa, insomma, disciplina. Insomma, io ero un pochettino preoccupato e non ho parlato. Pensate che fra un anno, se io dovesse parlare magari di qualche altra cosa, o avere paura oppure chiarire. Ma una volta che parlo
di una cosa. Io sono qua per dare tutti i chiarimenti possibili. Ma scusi, ma di che cosa aveva paura? Io sto dicendo, visto che Berlusconi l'unica cosa che era presidente del Milan e della Fininvest, di cosa aveva paura? Perché aveva paura a parlare di Berlusconi? Avvocato, non mi faccia ridere, per favore, no? Non cansare. Non può fare queste considerazioni. Lei deve rispondere in modo corretto, non può fare queste considerazioni. Deve invitare a rispondere e non fare considerazioni di nessun genere. Ma l'ho detto quattro volte già, io avevo una certa preoccupazione e non ho parlato di queste domande, perché qua non c'è nessuno che fa ridere. Presidente, se ritiene, ricordo a lei, io ho chiesto ancora una volta, per quel motivo aveva preoccupazione. No, ma tutto perché faceva politica, ma non faceva politica adesso. Non fosse la allora, va bene Presidente, d'accordo. Cosa c'entrava il dottore Berlusconi o il dottore Dell'Utri con questo progetto di legge dell'onorevole Bianco, della Democrazia Cristiana o di qualunque altro protagonista della vita politica italiana? Che rapporto c'era? Perché quando si parla di politici i collaboratori debbano andare tutto all'interno. Quando si parla di malavitose sono bravi, sono... D'accordo, quindi per lei insomma era perché si parlava di politici e Berlusconi era un politico, per questo nel 93 non ne parla, giusto? È così? Ah no, io non ho capito la sua domanda, scusa, non ne... Sto dicendo... Si vede che io ci ho detto poc'anzi che siccome io ho parlato nel 93 dei sequestri di persona, io ho parlato dei sequestri di persona. Quindi lei lo lascia andare il 93, lei deve prendere il 94, esatto, non il 93, lei deve prendere il 94, il 95, non il 93. Allora, mi scusi, cerchiamo di riepilogare. Nel 93 lei non parla, ha dato due diverse spiegazioni, una perché aveva paura dei politici, un'altra per il fatto che, se ho ben capito, nel 93 parlava dei sequestri. Ora io, cercando di porre insieme queste due sue risposte, le richiedo per quale motivo non ha parlato del tentato sequestro di Berlusconi nel 93, e le dico anche che male c'era, in ogni caso, visto che lei dice aveva paura, che male c'era a parlare di un progetto in cui il dottor Berlusconi casomai era vittima. Quindi qual è il problema a parlare di questo progetto di sequestro? Avvocato, io o sono io che non mi spiego bene o è lei che non vuol capire. Io ho detto che nel 93 ho parlato dei sequestri di persona, col dottor Pietro Grasso. Io mi ricordo perfettamente che ho parlato col dottor Pietro Grasso e ho parlato dei sequestri di persone che avevo fatto io. Io non mi ricordo se è così, ho detto pure che c'erano stati dei tentativi di sequestro in cui per me giuridicamente... Cioè il concetto è questo, giuridicamente, va bene, se già sono in prescrizione i sequestri di persona, per me non aveva senso specificare il tentativo di sequestro che non era perseguibile, non so se mi spiego, il motivo è questo. Dopo nel 94, siamo nel 94, io non parlo, va bene, per come dice lei, perché ho avuto un sacco di interrogazioni, perché in quel momento io sono un po' turbato, ma per tante cose, anche perché, ripeto, una volta che si era toccato qualche politico, già si diceva ad alta voce degli avvocati, eccetera, eccetera, togliamo la legge dei collaboratori. Era questo, insomma, io allora ho fatto male che glielo ho detto o che glielo dico. Se lei mi fa una domanda, io rispondo sempre, ma ci devo rispondere per come è giusto, per come io sento di rispondere, non come mi vuole fare rispondere lei. È naturale, ma lei sta rispondendo come voglio io invece. Ma io intanto rispondo sempre, io potresti che rispondo male, ma che non mi so spiegare, però io rispondo sempre. Sì. Quindi lei mi sta dando le risposte che mi attendevo da lei. Quindi adesso io desidero sapere. Ci ha risposto per quanto riguarda Berlusconi. Io le faccio domanda, non certamente perché voglio perdere tempo, quanto perché lei ha detto un'altra cosa al pubblico ministero, quindi mi interessa far emergere questa cosa. Ci può dire la ragione per cui non parlò il 30 marzo del 94 del dottor Dell'Utri? Perché per me parlare del signor Dell'Utri era come parlare del dottor Berlusconi, cioè quale differenza c'è? Per me se si parlava Dell'Utri era come se si parlava di Berlusconi, è come se era, insomma, se si parlava di Evangelista si parlava di Andreotti, se si parlava di... cioè ogni cosa ha un filo logico. Io non parlai del signor Dell'Utri, ma no, perché
non parlare, non l'ho ritenuto opportuno, forse non mi è stata posta la domanda in una maniera, insomma, cioè, io non lo so, però principalmente era questo, che io nel 94 non ho voluto rispondere, non ho voluto parlare prima perché non davo un peso al reato specifico di tentativo di sequestro, perché già erano processi passati in prescrizione. No, e dopo c'era, come ci ho detto poc'anzi, diciamo, quella preoccupazione che appena si toccava una persona importante, insomma, ci sono tuttora attacchi, diciamo, contro i collaboratori. E allora, siccome lei ha detto che non le era stata posta la domanda, mi ha ricordato che io dovevo contestare inizialmente questo passaggio affinché rimanga traccia verbale, e cioè a dire che lei espressamente a domanda risponde, ha dichiarato a pagina 3 del 30 marzo 94, non ricordo che il Magno non mi abbia mai parlato di suoi rapporti con un certo Dell'Utri. Non è che ho detto non mi ha parlato, non ricordo, e questa è una parola inetalanissima, almeno nel mio vocabolario. E ora infatti le dico, non ricordo, in quel momento ero distratto. Ora lei al pubblico ministero, il 14 marzo 96, dopo quella sollecitazione di cui abbiamo parlato prima, risponde: quando il 30 marzo 94 mi venne domandato se il Mangano vi avesse mai parlato del Dell'Utri, ebbi paura di parlare dello stesso, sia perché persona a me nota, perché influente e potente a più livelli, sia perché indubbiamente parlare del Dell'Utri mi avrebbe portato a parlare anche del Berlusconi. Quindi lei dice che il dottor Dell'Utri lei era nota come persona potente e influente. Ci siamo? Il signore, però questo è una cosa che sì, purtroppo. Però a pagina 22 del verbale d'udienza del 7 aprile 97, il pubblico ministero le chiede: signor Mutolo, lei ha detto che il Mangano le parlò anche di Dell'Utri. Ha appena detto: nel corso dell'interrogatorio reso sempre al PM di Palermo il 30 marzo 94, lei però disse di non ricordare se il Mangano le avesse mai parlato di Dell'Utri. E le risponde: sì, guardi signor pubblico ministero, quando un pubblico ministero interroga, uno si può ricordare, non si può ricordare una cosa, però dopo uno, cioè tornandoci sopra, insomma, rientra nel merito. Io ho verbali in cui parlo di persone così, il tizio lo conosci? Sì, e mi fermo, perché insomma, in pratica lei in quest'altro processo non dice che ha omesso il nome di Dell'Utri perché persona potente e influente, ma dice che l'ho omesso perché non lo ricordava. È diverso. Qual è la verità? Quella che ci sto dicendo io ora, perché ora noi stiamo parlando specificamente di questi, e lei mi può fare tutte le domande e lei prende per buono tutto quello che le dico io ora. La verità è questa, che io a volte ci sono momenti che anche io ho delle preoccupazioni a parlare. Quindi lei non parlò allora, no, perché non si ricordava, come ha detto, il 7 aprile del 97, ma per il fatto che era influente e potente. Presidente, ma non ricordare è una parola in italiano che scrivo, come si può scrivere uno che ha paura, che ho paura, non lo so, se uno che dice non ricordo, se uno dice no, per evitare, come al solito, la lettura spezzettata di brani dello stesso verbale, l'avvocato Trentino sa benissimo che una pagina più avanti venne anche detto dal collaboratore Mutolo a seguito di contestazione del pubblico ministero il riferimento anche alla ragione per cui non aveva reso quella dichiarazione nel 30 marzo 94, cioè che aveva paura di parlare in relazione alla potenza e all'importanza dei soggetti imputati. Quindi, se potesse per completezza la stessa difesa leggere la dichiarazione e ritirare la contestazione, perché questo, non c'è contrasto sotto questo punto. Chiedo scusa, è stato contestato quello che aveva già detto il 30 marzo 96, poi il Mutolo corregge il tiro a seguito di contestazione che già abbiamo contestato. Sì, però l'ha corretto il tiro lei stesso, sta dicendo, cioè ha reso una dichiarazione in quel verbale dibattimentale che non è per nulla in contrasto con quella del 30 marzo 94, sia pure a seguito di contestazione. Il risultato è quello che conta, giusto? Dite voi, no, Presidente, la difesa sicuramente dà atto che c'è la contestazione del pubblico ministero e che a seguito della contestazione corregge il tiro. Quindi noi, esatto, siccome spetterà al tribunale trarre le conseguenze, noi chiediamo l'acquisizione di entrambi per pari utilizzati. Sì, per intero non c'è nessuna opposizione. Che significa, per intero, mi scusi, ma che poi... l'acquisizione del verbale dibattimentale per intero. No, certo, ma siamo per intero, sicuramente questo è naturale. Allora, visto che lei ha parlato del dottor Dell'Utri come persona influente e potente a più livelli, ci può dire per favore cosa significa? Perché è una sua espressione.
persona potente, influente. Sì. Essendo una persona ricca, amico di persone come Berlusconi, come altri personaggi parlamentari, insomma, non lo so. Se a lei non ci fa paura, benedetto lei, insomma, a me mi fa paura. Ma allora come mai? Ha paura non che certamente mi mangia, cioè, perché non penso che il dottor Dell'Utri è un cannibale, cioè paura nel senso che uno vuole evitare, diciamo, le polemiche, tutto questo, cioè è paura, questo, per carità, che non vorrei che mi prendesse paura di qualche altra cosa, paura nel senso che le polemiche purtroppo che prendono i collaboratori in questi periodi. Ma allora lei come mai si convinse a parlarne il 14 marzo del 96? Perché venne meno questa paura? Mi faccia capire. No, perché, diciamo, una volta che avevo parlato, l'avevo accennato, dopo, cioè, se io non ne sapevo niente, avevo detto non ne so parlare, per come io uso altri linguaggi, insomma, quando invece qualche cosa non la ricordo, e vuol dire che c'è qualche cosa, insomma, non lo so come spiegarlo, insomma, un discorso è dire non ne so niente, è un discorso e non ricordo, insomma, magari si vede che il giudice magari ha capito in quella frase che io avevo qualche titubanza, io non lo so, ora io le voglio venire incontro a lei, insomma, a svolgere questo problema perché ho parlato. Si vede che il giudice, molto più intelligente di me, capiva attraverso quella lettura di quel verbale che io sapevo qualche cosa magari e avevo delle preoccupazioni a parlare, e infatti non si sbagliava. E allora forse anche più, anzi, sicuramente anche più intelligente di noi avvocati, perché noi non l'avevamo capito. Ma non c'entra niente, io sto parlando di me, insomma, altrimenti avrei detto non ne so niente, non so parlare. Ora, lei ci ha detto stamattina, per fare una breve parentesi, che da quando ha cominciato a collaborare con la giustizia è capitato casualmente che lei si sia incontrato con un paio di collaboranti, credo al Servizio Centrale di Protezione, adesso non ricordo, ma sempre scortati, è giusto? Sì, signore. Tra questi collaboranti mi sembra di ricordare che c'è anche Rosario Spatola. Sì, signore. Ma quello con Spatola fu un incontro casuale oppure lei telefonò a Spatola per incontrarlo? No, io non ci ho telefonato mai a Spatola. E lei è sicuro di non ricordare che si è invece incontrato più volte con Favaloro, con Marco Favaloro, con Giuseppe Marchese e con Spatola Rosario tutti insieme? No, beh, si sbaglia di grosso. Non mi sbaglio io, si sbaglia Rosario Spatola perché l'ha dichiarato in un verbale che abbiamo già acquisito. Vabbè, ma Rosario Spatola può dire questo ed altro e a lei va bene accredere a quello che dice lo Spatola Rosario. Ora, lei in passato ha mai espresso esplicitamente il proposito di contribuire a scardinare la mafia, per utilizzare un'espressione da lei già usata? Che vuol dire? Insomma, mi faccia capire lei, il senso di questa parola. Lei nel passato ha detto che intendeva collaborare perché voleva distruggere una volta per tutte Cosa Nostra? Ma guardi, quando io ho collaborato, e fino ad ora io sono contentissimo di portare un contributo, insomma, a costo della mia vita allo sconfiggimento della mafia. Scusi, ma più prova di quello che ho dato, io credo, insomma, che umanamente non potrei fare altro. Ora, senza che mi interessino i nomi, lei ha mai accusato rappresentanti delle istituzioni? Io ho parlato di tutti, io di tutte le persone che sapevo che erano in contatto con mafiosi, io ne ho parlato, quindi ho parlato un po' di tutti. Ma si determinò a tale passo, cioè lei parlò di questi rappresentanti delle istituzioni, per esempio magistrati, perché lo abbiamo saputo dai giornali, subito all'inizio della sua collaborazione o dopo iniziare il regole? Non ho capito. Lei mi faccia comprendere bene. Allora, senza fare i nomi, lei ha parlato di magistrati, per esempio, legati allo... Io ho parlato di tutte le persone che io sapevo che erano in contatto con mafiosi. Perfetto. Di tutte le istituzioni, quindi... Ora, di questi... Di magistrati, di poliziotti, di industriali, di commercianti, di mafiosi, di avvocati... Perfetto. Di onorevole, insomma... Ora ci arriviamo, pian piano, li percorreremo tutti quanti questi passaggi.
Per quanto riguarda i rapporti fra Cosa Nostra e questi rappresentanti delle istituzioni, lei gli ha dichiarato immediatamente all'inizio della sua collaborazione, e cioè nel giugno-luglio del 92, oppure dopo qualche mese o dopo qualche anno? Guardi, io mi ricordo che con il dottor Borsellino io feci uno specchietto di quello che dovevo parlare, e se lei si legge i verbali tutti per vedere quello che ha dichiarato il Mutolo può comprendere bene. Quindi io avevo fatto uno specchietto. Logicamente io allora ho eseguito, diciamo, ho fatto quello specchietto che erano scritti, così, sorvolando, però più di una volta sotto la sollecitazione dei giudici io dicevo, io prima devo parlare dei mafiosi, del gruppo armato, perché quelli che in questo momento sono pericolosi, ma lei pensa che quando ho parlato io, Mutolo Gatteri, i mafiosi erano tutti fuori, eh? Cioè non è che siamo nel 92, era ben diverso, insomma, cioè ora siamo nel 98, il discorso cambia, quindi i mafiosi sono tutti fuori. Io con più sollecitazione dei giudici io avevo detto, prima io devo parlare dei mafiosi, dell'organizzazione mafiosi, e dopo io parlerò di altre parti, e ho parlato subito dopo, quando io ho finito di elencare le famiglie mafiosi, i mafiosi, io ho parlato di queste persone delle istituzioni, di magistrati, poliziotti, questori, e ci ho detto pure, ora incominceranno i miei guai, e non mi sono sbagliato. Va bene. Io prima però ho parlato, ma se io viceversa di venire a ottobre o novembre del 92 dovevo finire nel 2000 e dopo incominciavo delle istituzioni, lì lei sia più tranquillo che io prima intanto parlavo dei mafiosi, e grazie a me se si sono profilati questi collaboratori, si hanno creduto alla giustizia e se si è fatto un po' di polizia o si sta cercando di farla. Grazie pure ha contribuito chi ha dato il Mutolo. Dopo io che ho parlato dei mafiosi, ho parlato delle istituzioni, ho parlato di tante persone, sono nati delle cose che a volte mi hanno dato grossissimi dispiacere e dolori, però io ho continuato sempre nella mia strada. Basta così, lei deve rispondere succintamente, se è possibile. Grazie. Già glielo ho chiesto, per favore, non mi consiglio a chiedere un altro modo. Ora, signor Muto, oltre a queste ragioni che lei ci ha spiegato, invece a dire perché prima voleva parlare dei mafiosi e poi solo dopo dei rappresentanti delle istituzioni, c'è anche un'altra ragione, cioè a dire, lei si è determinato dopo qualche mese a questo passo anche perché ebbe maggiore fiducia per lo Stato? Guardi, io fiducia nello Stato... ce l'avevo prima, ce l'ho avuto dopo qualche mese e ce l'ho tuttora allo Stato, insomma. Però no, perché lei sentito dal pubblico ministero il 23 ottobre del 92 in altro procedimento dice, le signorie loro mi hanno più volte chiesto di riferire con assoluta completezza tutto quanto fosse a mia conoscenza su eventuali rapporti tra Cosa Nostra e rappresentanti delle istituzioni. Ho meditato a lungo su questo problema, poiché la soluzione di esso comporta la necessità che io parli di fatti che potrebbero rimanere, malgrado l'impegno investigativo, privi di adeguati riscontri. Ciò potrebbe creare difficoltà e critiche e nuocere ad un'azione giudiziaria che complessivamente si sta svolgendo contro Cosa Nostra, sulla base di fatti oggettivamente riscontrabili e riscontrati. Tuttavia, dopo una lunga e difficile riflessione, ho acquisito la definitiva certezza che questo è il momento di sciogliere ogni riserva e di manifestare completamente la mia fiducia nello Stato, la cui capacità di affrontare con determinazione e senza riguardi per alcuno la criminalità mafiosa è dimostrata dalle iniziative giudiziarie di questi ultimi giorni. Le ricordi di aver dichiarato questo il 23 ottobre del 92? Certo, ecco. E allora io... Posso? Sì, sì, prego. E allora a questo punto la contestazione che già ho fatto più volte e che ancora dovrò fare in altre volte in relazione ad altri verbali, gliela ripongo ancora adesso. Se lei il 23 ottobre del 92 decide di aprirsi finalmente con lo Stato nel quale ripone la sua massima fiducia per l'azione determinante che ha avuto nel distruggere la mafia, e che quindi per questa ragione lei ripone altrettanta fiducia per quanto lei stesso dice nell'abbattimento di questi legami con membri delle istituzioni, come mai non parla nell'ottobre del 92 di questi rapporti con il dottore Berlusconi e con il dottor Dell'Utri?
Guardi, mi permette una piccola cosa. Lei si legga i verbali di quelle persone che ho parlato io il 23 ottobre. Certamente il dottor Belluce e il dottor Berlusconi non erano pericolosi, cioè, o che potevano incidere su quelle persone che ho parlato io allora. Cioè, non cerchiamo di fare confusione. Io ho parlato in quella maniera di quelle persone che ritenevo che potessero dare un certo... che era necessario di parlare di quelle cose. Ho capito. Va bene, poi la interpreteremo noi in altro modo. Ora desidero sapere da lei, la mafia aveva bisogno dei politici per realizzare le proprie finalità? Principalmente. Principalmente. Ora, lei quando ha saputo dell'inizio dell'attività politica di Berlusconi? Presumo dai giornali. Quando ha finito? Quando è incominciato? Non ho capito bene. Lei quando ha saputo che il dottore Berlusconi aveva deciso di scendere in politica, per usare un'espressione comune? Ma io leggo, insomma, il giornale, avvocato, non è... a parte, insomma, queste cose, lei sa, il denaro è potenza, insomma, cioè, non è la politica, è un discorso, però altri, ci sono tanti altri fattori, cioè ora non stiamo a polemizzare, io non voglio polemizzare, però insomma, io... Il dottor Berlusconi e il dottor Dell'Urso sono delle persone importantissime con delle conoscenze, insomma, ad altissimo livello, e quindi, dato l'esperienza di Pier Palpale che ho fatto il 23 ottobre, che lei ha letto ora, io ho avuto un sacco di conseguenze dopo quelle, ecco la mia riflessione, dopo quel verbale che lei sta leggendo del 23, se lo legge, si rende conto delle persone che io ho nominato e le conseguenze che ho avuto. Quindi non era insomma... Allora, siccome non mi ha risposto, glielo pongo in altro modo. Lei ha detto 5 minuti fa, anche meno, 3 minuti fa, che la io mafia... ci ho risposto, vede, avvocato. Forse lei non mi ha compreso. Non ho capito evidentemente la risposta. Una domanda all'avvocato. Allora, lei ha detto poc'anzi che la mafia aveva bisogno dei politici per realizzare le proprie finalità. Io le ho chiesto di sapere se lei aveva saputo che Berlusconi era sceso in campo per fare attività politica, e lei praticamente ha eluso questa risposta. Lei ha saputo che Berlusconi volesse iniziare attività politica? Ah, io lo sapevo. Per avere paura, diciamo, lo sapevo senz'altro. Ma allora mi spiego una cosa. Se sua intenzione era, come ha detto più volte in questi verbali, soprattutto nel verbale che l'ho letto prima del 23 ottobre del 92, quindi se sua intenzione era distruggere le ramificazioni della mafia, come mai appena lesse dell'ingresso in politica di Berlusconi non mandò a chiamare i magistrati immediatamente per dichiarare quanto a sua conoscenza sui rapporti tra il dottore Berlusconi e Cosa Nostra? Perché io ritenevo, diciamo, quello che avevo detto prima erano più importanti di quello che logicamente poteva fare il dottor Berlusconi. Beh, per me era più pericoloso una persona che poteva essere in contatto con il mafioso perché era operante. E dopo, sa com'è, la mente umana, uno pensa sempre che magari una persona può cambiare, può fare, può dire, io non so ora perché non ho parlato subito, io ho parlato quando ho ritenuto più opportuno parlare. Lei è stato sentito nel processo Andreotti? Signore. Lei ricorda quando ha parlato per la prima volta i pubblici ministeri del senatore Andreotti? No, non mi ricordo. Le dico che il primo verbale è del 4 marzo del 1993, quindi neanche 9 mesi dopo l'inizio della sua collaborazione. Lei ha avuto timore di accusare il senatore Andreotti all'inizio? Oddio che ho avuto paura. Come? Ho avuto paura, però per me quel discorso era un fattore vitale perché, ripeto, i politici che erano in quel momento al potere, va bene, potevano, diciamo, capovolgere le sorte e le leggi che c'erano in corso. Quindi Berlusconi in quel momento non è che è un politicante, è una paura con tutte le sue amicizie che è forte, però certamente noi facciamo dei paragoni un po'. Mi scusi, però mi sembra che, o non l'ho percepita io, forse non ci siamo persi in questa risposta. Io ho chiesto se lei aveva paura del senatore Andreotti, se per questa ragione non ne parlò inizialmente.
Avvocato, di solito nei processi penali se non è che dovrebbero essere bene. Io ci dico, io poc'anzi ho detto che quando sono sceso dell'America, va bene, c'erano 40 senatori per quello che ho detto. No, è inutile che dicono, io le chiedo una risposta. Appunto sì, perché, no. Appunto perché ho parlato. Volevano fare una legge che volevano abolire il discorso dei collaboratori, quindi era un'esperienza che avevo io acquisito, quindi è inutile che noi ritorniamo 300 volte sullo stesso discorso. Io avevo parlato il 23 ottobre perché avevo finito di parlare dei mafiosi, avevo parlato di alcuni campi delle istituzioni, pronosticando pure i pericoli che io andavo incontro e non mi sbagliavo. Oggi dopo ho avuto un momentino di stete, quindi nel 94 non parlo, nel 96 per come dice lei, insomma, non ho avuto più paura e ho parlato. Io, che vuole che le dica? Sì, insomma, però, io la cronostoria è questa, insomma, è sotto gli occhi. Sì. Io, per usare la nostra espressione prima, continuo a domandare le patate e le risponde Cetrioli. Io le ho chiesto se lei non ha parlato perché temeva il senatore Andreotti, sì o no? Ma ci sarà tutto il resto, sì o no? È molto semplice. Ce l'ho detto io, però il senatore Andreotti, va bene, poteva essere in quel momento, insieme ad altre persone che lei più avanti li nominerà, quelle persone che potevano cambiare le sorte, diciamo, della legge, di alcune leggi. Quindi io ho ritenuto opportuno, preso della foga perché avevo parlato dei mafiosi, quindi non c'era più quel pericolo del braccio armato dei mafiosi, in qualche modo che si vedeva veramente la volontà dello Stato che voleva sconfiggere, diciamo, tutti questi mafiosi eccetera eccetera, insomma io ho avuto coraggio e ho parlato. C'erano momenti in cui, ci sono stati momenti in cui ho avuto attacchi della stampa, di politiche, e logicamente ho avuto paura. Insomma, se ora dovesse parlare di qualche cosa nuova, stia sicuro che io non parlerei. E allora mi spiega come mai, se aveva questa paura, poi successivamente ne ha parlato il senatore Andreotti? Col senatore Andreotti ho parlato in quel periodo perché dovevo parlare per forza di altre cose. Che se lei quel verbale si rende conto. Mi scusi, se lei ha parlato del senatore Andreotti, perché non riesco a capire quali fossero queste altre cose, se lei ha parlato del senatore Andreotti per forza, perché non ha parlato per forza anche del dottore Berlusconi e del dottor Dell'Utri? Perché del dottor Berlusconi e dottor Dell'Utri non lo ritenevo così impellente per come era il discorso del senatore Andreotti e di altre persone che lei vede incluso in quel verbale. Ora, lei ha mai ricevuto insistenti sollecitazioni dai magistrati a parlare dei rapporti fra mafia e politica? Sì, prima del 23 ottobre. E io ho detto sempre, no, io prima devo completare il discorso dei mafiosi e dopo parlerò di mafia, politica e tutto. Ecco, perfetto. E lei infatti lo completò, questo discorso dei mafiosi, a ottobre del 92, e successivamente, dopo quasi quattro anni, parla anche di Berlusconi e Dell'Utri. Quindi, visto che i magistrati l'avevano indotto, già l'ho contestato più volte, però i magistrati l'avevano sollecitato a parlare di questi rapporti fra mafia e politica, ma lei ancora non riteneva maturo parlare di Berlusconi e Dell'Utri, giusto? Perché, guardi, perché dopo, ovviamente, la DC cambiò politica e quindi il discorso, io mi sono reso subito conto che le canzonette erano uguali, sì, che si ripetevano sempre le solite canzonette. Senti, allora, visto che peraltro anche prima c'è stato un passaggio, ci ritengo inquietante nella sua risposta, le chiedo, lei ha cominciato a collaborare per fare un brevissimo escurso nel giugno luglio 92. Dopo qualche mese, a ottobre, rivolge alcune accuse nei confronti di poliziotti e magistrati. A marzo del 93 lei rivolge le sue accuse al senatore Andreotti. Poi nel marzo del 96 parla invece degli onorevoli Dell'Utri e Berlusconi. Oltre a queste persone c'è qualcun altro che ha accusato dopo oltre tre anni da quegli accuse eccellenti? Mi ha capito? Cioè dire... Se mi verrà in mente qualche altro, certamente ne parlerò. Dopo saranno i magistrati a dedurre le conclusioni. Quindi significa che ancora ci sono altre persone di cui non ha parlato? No, io... Ma guardi, io... Ma perché non nomina anche gli avvocati? Io ho parlato anche degli avvocati. Ma non so avvocati. Sì, d'accordo. Io non capisco perché lei
gira sempre su Berlusconi, Berlusconi e Berlusconi. Signor Bondone, questo è il processo del lupo. Se lei guarda quegli interrogatori, sono tutti interrogazioni che io incomincio alle 8 di mattina e finisco alle 7 di sera. Quindi non è insomma che sono interrogazioni di 5 minuti o 10 minuti, insomma. Quindi insomma. Signor Bondone, allora gliela pongo in altro modo, visto che lei mi ricorda che ha parlato anche gli avvocati. Lei nel marzo del 93 ha parlato di mafiosi, poi di poliziotti, magistrati, politici, avvocati e altri, industriali e tanti altri soggetti. Io le ho chiesto di sapere, ci sono altri soggetti oltre il dottore Dell'Utri e il dottore Berlusconi che lei ha accusato solo dopo 3 anni da quel marzo del 93? Può anche darsi che ci sia qualche altro e io non mi ricordo, e se mi sollecita il ricordo, io non posso essere che mi ricordo e ci rispondo. Io non lo so perché noi non l'abbiamo trovato, l'abbiamo disperatamente cercato e non abbiamo trovato nessun altro. Quindi ma, se vede che non c'era più allora. Ci sono anche altre persone, chiamavole importanti, di cui lei ancora non ha parlato? Ah, io credo che di no. Siamo un punto finalmente oggi, credo di no, quindi ancora c'è la possibilità che si ricordi qualcun altro. Forse dipende da... Quindi non sappiamo di nessun nome specifico di soggetti che lei ha definito potenti, importanti, politici, rappresentanti delle istituzioni di cui lei ha parlato dopo oltre 3 anni da quel marzo del 93 in cui lei finisce di parlare di magistrati, senatori, politici, mafiosi, avvocati e industriali. Ma non sappiamo questi nomi, vero? Capito la domanda? Sì. Ma se vuole ripetere la domanda? Sì, quindi lei non ricorda, allora se ho ben capito, altri nomi specifici di soggetti? Va bene. No, siccome aveva detto se lei me lo contesta eventualmente, per questo, era per un ulteriore chiarimento. Lei ha mai saputo di viaggi del dottor Dell'Utri in Sicilia? Io sapevo che intorno a prima dell'85 il dottor Dell'Utri qualche volta è andato in Sicilia. In quali occasioni lo sa? L'occasione l'ho detto poc'anzi, insomma, perché si incontrava con personaggi che potevano interessare al dottor Berlusconi oppure a lui, insomma. Però se lei mi dice quando e per quale motivo specifico, non lo so. No, infatti speravo che lei me lo dicesse, visto che ancora un solo fatto specifico di cui il responsabile del dottor Dell'Utri non l'abbiamo appreso e gli avrei chiesto dopo. No, ma se io l'avrei saputo l'avrei detto, insomma, avvocato, non è insomma che aspetterei che lei che mi solleciterebbe. Io quello che sapevo l'ho detto, non è... Ora, chi le riferì degli interessi del dottor Dell'Utri sulla ricostruzione del centro storico di Palermo? Pippo Calò. E quando se lo ricorda? Mi pare che forse già l'ha detto stamattina, è corso il maxi processo, mi pare. Sì, intorno... Lei che posizione aveva all'interno della sua famiglia negli anni 70, fine anni 70 e inizio anni 80? Era un soldato, aveva qualche altra figura? Io ero un soldato a disposizione di Ricco Bono, che tutti sapevano che io con Ricco Bono abitavamo assieme con le stesse famiglie, quindi c'era un rapporto che andava al di là di quello che potevano essere... per rapporti, diciamo, formali. Già, lei ha detto che aveva rapporti, così cerchiamo di bruciare un po' di tempo, aveva rapporti confidenziali con Salvatore Micalizzi e che vi vedevate spesso al bar Singapore. Lei ricorda se in questo bar si incontrava anche con soggetti, non so, con Francesco Onorato? Certo che me lo ricordo, perché Francesco Onorato fa parte della famiglia di Partano Mondello, faceva parte della famiglia di Partano Mondello. Il Micalizzi le parlò mai del dottor Dell'Utri? Guarda, può anche darsi che ve ne parlò, però io non mi sono ricordato mai, perché il Micalizzi Salvatore era un personaggio molto, diciamo, addentrato, diciamo, con persone, diciamo, più... che parlavano politicante, noi diciamo in mezzo alla mafia, insomma, si interessava di cose. Io non mi sono ricordato mai e infatti non ho parlato, insomma, di queste cose. Può anche darsi che qualche volta
mi parlava che di aver incontrato qualche personaggio da Stefano Montale, però io non ricordo un fatto specifico, io non lo ricordo. Ma Michelizzi era un tipo riservato oppure chiacchierava tranquillamente? Ma guardi, non si tratta di chiacchierare. Chiacchierare che significa? Che uno parla a bambola? Insomma, no, mafiosi no. Non ce ne sono che cacciano, insomma. No, Samutolo, non parla. Comunque, non è che ha bisogno il mafioso dell'oratoria bella, insomma. No, allora... Il mafioso più serio è più... Insomma, ci sono i mafiosi adatti, diciamo, a fare omicidi, ci sono alcuni mafiosi, diciamo, che si trovano più disponibili ad andare a parlare con altre persone, cioè più diplomatici, ecco. No, allora, le pongo la prima parte della domanda. Il Michelizzi era una persona riservata? Tutti i mafiosi sono riservati. E con gli altri, uomini d'onore sa se avesse rapporti particolarmente confidenziali? Non so, con lei, con Ricco Bono, con... con me era un compare mio e quindi avevamo per forza i discorsi particolari. Con Ricco Bono era suocero del fratello, quindi sicuramente aveva dei particolari. Io, con altre persone, io non so, insomma, che si aveva questo rapporto che aveva con me o con Ricco Bono. Quindi, però il Salvatore Michelizzi era una persona molto seria e molto riservata. Prima che parlava, certamente stava attento, diciamo, con chi parlava, certo. Però... Ma con lei parlava... Un comportamento da tutti i mafiosi, non soltanto da Michelizzi, ecco, questo le voglio dire. Con lei parlava tranquillamente? Logico che parlava. Senza alcun problema, senza alcuna riservatezza, parlava confidenzialmente. Le ha parlato mai di persone importanti che lui conosceva? Guardi, sicuramente mi hanno parlato, però io i nominativi non entro mai, che io, se si trattava di personaggi mafiosi, certamente io li conosco, insomma, se erano industriali, qualche industriale, io lo conosco, però io non so cosa intende dire lei per persona importante. Allora, lei ha prima detto che non ricorda se il Michelizzi le parlò del dottore Del Lutri. Sa se per caso, ricorda se l'ha mai incontrato il dottore Del Lutri? Lei l'ha mai incontrato personalmente? Io non mi ricordo. Non si ricorda se lei fu mai presentato? No, altrimenti l'avrei detto, cioè, non ne, sì. Io non ricordo di aver mai detto che ho incontrato il dottor Del Lutri. Semmai ho detto, non so se qualche volta l'ho incontrato, ma io non me lo ricordo. Ricordo sicuramente se... non l'ho incontrato. Ricorda se mai qualche uomo d'onore ebbe a confidarle di aver incontrato il dottor Del Lutri al bar Singapore? Guardi, non ricordo. Non ricordo. Lei con Francesco Di Carlo in che rapporti era? Ma fino nel 1981 Franco Di Carlo mi portava i soldi per il traffico di droga, anche io avevo un grosso traffico di droga, insomma, con la Thailandia, ed eravamo in buoni rapporti, per come un po' tutti i mafiosi, diciamo, sono in buoni rapporti. E il Di Carlo le ha mai parlato del dottor Del Lutri? No, come mai? Mai. Lei già stamattina ha parlato del falso attentato a Craxi. Non ricordo se ha precisato pure chi glielo ha riferito. E ci ho detto che sono stato in infermeria con Francis Turatello, quindi ed è stato opera di Francis Turatello, quindi è assurdo che io ho detto che non mi ricordo chi me ne ha parlato. E mai io ci ho detto che non mi ricordavo chi gliel'avesse detto a Francis Turatello. No, questo. Lo scopo qual era, la finalità qual era, non che forse, chi me ne ha parlato. Forse non mi ha sentito, non ho detto che non se lo ricordava lei, non me lo ricordavo io se ne avesse parlato. Ah. Ricorda chi avrebbe partecipato a questo attentato? Guarda, sono... erano tutti personaggi che stavano là a Milano, so che c'era anche, perché il Turatello aveva alcuni compari, diciamo che alcuni pacidesse che erano catanese, e quindi sicuramente c'era qualche catanese che partecipava anche nel progetto
di questo discorso, però con precisione non lo so. Lei ha parlato al pubblico di sera così per rinfrescare? Forse c'era anche Turimi Giardi, ecco. No, lei ha detto al pubblico ministero, ha parlato di Ugo Bosco, Franchino Trestelle e Carlo Argento. Ah, i sette uomini d'oro, vabbè, e quelli erano i sette uomini d'oro. Lei ha mai sentito parlare di un tale Alfredo Filocamo? Sì, io ne ho sentito parlare e credo che era questo una specie di politicante. No, non è vero. Credo, insomma, ne ho sentito parlare io di questa persona, però non mi ricordo bene. Credo che era una specie di politicante della destra, insomma, che aveva molte amicizie al tribunale, insomma, tra la malavita e il tribunale, però non ci ho un ricordo bene perché questi discorsi li sentivo intorno a 75, a 78, insomma, bene. Anzi, non devo chiudere perché tanto è professore, poi è per tirare altri cartocchi. Mi sembra che già abbia detto, quindi te la faccio così in tono che già gli suggerì la risposta, che lei avesse degli ottimi rapporti confidenziali con Ricco Bono, vero? Sì. Il Ricco Bono deve riferirmi qualcosa sul conto del dottor Dell'Utri? Non ricordo, ma... Non ricordo. Credo di no. Cioè lei tutte le informazioni che ha preso sul conto del dottor Dell'Utri le ha prese solo da soggetti estranei alla sua famiglia, se ho ben capito. Perché da Ricco Bono, Orato, Michelizzi non ha mai saputo nulla. Guardi, poc'anzi io ho specificato che io dal 76 all'81 io sono stato in galera, quindi io posso parlare più di cose magari che si parlava, che si discuteva in galera e non di cose che purtroppo di fuori. Io se avrei parlato con Ricco Bono o con Michelizzi e mi ricorderei, senz'altro io l'avrei detto, cioè... Sì. Siccome lei però sta... Non vedo il motivo qual è che io non devo dire una cosa che non è, no, è che mi avrebbe che... detto Ricco Bono. È vero che lei dal 76 è in carcere, però è anche vero che lei parla per quanto riguarda i dottori Dell'Utri e Berlusconi di fatti che si sarebbero verificati tra il 74 e il 75, quindi per questo glielo ho chiesto, se mai aveste parlato... Sì, ma sono sempre riferimenti che io parlo con persone che sono in galera, anche se siamo nell'85 che sono sempre in galera. Non è che io... sono fuori, perché se ero fuori potevo dire ero fuori, io ho parlato con questa persona. Se ho avuto i soldi della vostra famiglia, parlo di famiglia mafiosa, o anche del vostro mandamento se lei lo sa, come venivano reinvestiti? Ma per un certo periodo con le sigarette, dopo con la droga, il Ricco Bono aveva delle attività, era in società con Cetto Messia, quindi sull'edilizia, e dopo c'erano altri piccoli investimenti che si facevano ai mercati generali, quindi le attività erano queste. Per quanto riguarda gli interessi del Calò in Sardegna, lei ha parlato già dei rapporti di Pippo Calò con Flavio Carbò. Se ci fosse qualcun altro in società o in rapporti economici con loro? Guardi, avvocato, bisogna entrare cioè nell'ottica delle cose che io parlo e del linguaggio che io uso. Cioè io quando dico ci sono interessi di mafiosi in Sardegna, era perché cioè quello che c'era in avanti era il Pippo Calò con Paolo Carbone, però di dietro c'erano tante altre persone, però siccome a me non mi interessava perché io non ho investito, era come nel traffico di droga, anche se c'è solo uno che porta avanti il traffico di droga, di dietro ci sono 50 persone, 100 persone che mettono le quote, quindi tutti gli investimenti che fa la mafia li fa su questo discorso, quando si parla di investimenti della mafia. Dopo le singole persone fanno investimenti singolarmente. Quindi se io parlo i mafiosi sono diversi mafiosi, certamente non è soltanto Pippo Calò. Ci vuol dire per favore, perché già stamattina lei ha parlato di interessi economici con Berlusconi, di Pontale e Teresi, in cosa consistevano questi interessi economici comuni? Guarda, io sapevo che il dottor Berlusconi con il dottor Dell'Utri
hanno interesse in fare cose e quindi io non so in quale, io sapevo un fatto certo che erano, che si investivano soldi sulla borsa di Milano, ma certamente c'erano altre attività. Ora io non è che voglio dire a Standa, l'Open, a Rinascente, pure no, c'erano cose che io non è che ho detto io so perché ho investito io sapevo che c'erano interessi mafiosi, va bene, da e sia in Lombardia che in altre città, ma dove c'è odore di denaro, insomma, sempre c'è qualche persona mafiosa che... Mi scusi, non ho capito, Bondade e Teresi avevano interessi in borsa insieme a Berlusconi? Bondade e Teresi ed altri mafiosi, come ho detto io... Però di specifico non sa niente, cioè come che li investivano, in qual modo, se con... No. Di specifico era di quello che potevo investire io, e siccome io non ho investito niente, non le interessa. Se questa è la risposta che le vuole, io di specifico non so, io so quello che si parlava, insomma, in cosa nostra. Ora, lei oggi ci ha riferito quindi di questi interessi in comune con il Berlusconi alla Borsa di Milano, Virina, Bondade e Teresi. Lei però il 14 marzo del 96... il pubblico ministero, parla, dice espressamente, il Bono Pippo mi parlò in particolare di comuni interessi con il Berlusconi alla Borsa di Milano, quindi solo del Bono erano questi interessi alla Borsa di Milano, non ha parlato di Rina, di Bondade, di Teresi. Ma forse è scritto male, cioè il Bono mi parlava di interesse nella Borsa di Milano, però non di Bono, io ho specificato che il Bono i maggiori investimenti li aveva nel Sud America, nell'edilizia con Antonio Salamone. Lei ricorda se ha mai parlato prima del 14 marzo 96 degli interessi di Cosa Nostra in borsa? Guardi, io non mi ricordo, e sicuramente di no, sa perché? Perché in un certo periodo non ci interessava a nessuno i soldi dei mafiosi dove erano andati a finire, cioè quando c'era pericolo di piombo le persone che si preoccupavano della loro vita non dove erano i soldi, ora possono interessare da un certo periodo in qua, insomma, dove sono tutti i capitali dei mafiosi. Lei sa se Bondade e Teresi avessero rapporti con altri soggetti per reinvestire il loro denaro? Guardi, Stefano Bondade e Teresi erano persone che avevano interesse in diverse parti d'Italia, sia a Roma, sia a Milano, sia ad Arezzo, insomma, però fatti specifici, se lei mi chiede fatti specifici, io non lo so. Te la pongo in altro modo, sa se avessero rapporti con Michele Sindona? Guardi, Michele Sindone, quando lui era latitante, è stato a Palermo, quindi per stare a Palermo certamente c'è voluto il consenso di questi personaggi che lei sta nominando, e quindi interessi c'erano. Come? C'erano perché nel Banco Ambrosiano, nel crack del Banco Ambrosiano, con Calvi, con quello che hanno trovato morto là, sì, no? In Inghilterra, là c'erano, insomma, anche soldi dei mafiosi. Ecco, ora ci arriviamo. Io, visto che lei si è espresso in termini quasi di intuizione, io le contesto, anche al contrasto di quanto detto prima, cioè che non ricordo di aver parlato di interessi di Cosa Nostra in borsa, quando da lei dichiarato nel processo Andreotti a pagina 84 del verbale di udienza del 30 maggio 96. Io di Michele Sindona ho parlato direttamente con Ricco Bono, sono stato in galera, diciamo, al dottor Crini, a quello che curò la ferita di Sindona, ne ho sentito parlare, ne ho parlato con diversi personaggi. Uno degli ultimi che ne parlai è stato un certo, diciamo, non mi ricordo ora, ma comunque io ne ho sentito parlare che quando lui è venuto a Palermo era fatto venire dall'America perché, diciamo, avevano investito alcuni mafiosi come Bondade, Inserillo, Rina, Teresi. Insomma, tanti personaggi importanti mafiosi, dei soldi su Sindona, perché non lo so, nelle banche, perché anche i mafiosi investono nelle azioni delle banche, della borsa. Quindi da quello che io le ho letto emergono due circostanze. Uno, che tutti questi soggetti, Bondade, Inserillo, Rina, Teresi e
Riccobono hanno investito con Sindona. Due, che lei sa, per averla preso da altro soggetto, che quelli di Cosa Nostra investivano in borsa. Ora io le chiedo, prima lei risponde a questa contestazione, ecco, perché è una contestazione, una sollecitazione di ricordo. Ricorda quello che gli ho letto ora? Sì, come? Beh, ma allora come mai, ancora una volta le dico, lei qua parla di interessi in borsa, ma neanche in questa occasione ha ritenuto opportuno parlare del dottore Berlusconi e degli interessi comuni del dottore Berlusconi in borsa? Ah, guardi, in quel rapporto si parlava, che ha letto lei, si parlava di Michele Sindonia e di alcuni parti della borsa, insomma, quindi non c'entrava niente Berlusconi con il dottor Sindonia. Lei ci ha introdotto il discorso del crack, come ha chiamato lei, del crack, sì, del Banco Ambrosiano, e io quindi le chiedo, ha sentito parlare di Roberto Calvi? È quello che si hanno provato molto da a Londra. Sa come morì? In peccato. Ma lei sa se mai si è parlato all'interno di Cosa Nostra, se fu lui a suicidarsi o se fu ucciso da qualcuno? Guardi, lei poc'anzi mi stava leggendo il discorso che di Sindonia. Io ora che le per lei mi sono ricordato che c'è un verbale in cui io parlavo che Sindonia era stato fatto venire dall'America perché doveva dare dei soldi ai mafiosi. Sì. Esatto. E ho portato come riscontro specifico che quando un certo Spatola, Vincenzo Spatola, credo fratello di Rosario Spatola, non quel collaboratore che dice un sacco di paccate, ma un altro Spatola, e stava andando, diciamo, in un ufficio di un avvocato a Roma con il nome di 500 persone, che tutti che ci dovevano dare soldi perché questo si voleva sdebitare con i mafiosi, non so come è successo, a questo l'hanno arrestato, e quindi a quel punto erano due le cose, o che si uccideva a Sindonia oppure si faceva andare. Siccome in quel periodo ancora c'era qualche persona che ragionava, hanno ritenuto opportuno farlo andare via. Va bene. In America, gli dopo fatto arrestare. E per quanto riguarda Roberto Calvi, io ho chiesto di Roberto Calvi, non di Michele Sindona. Roberto Calvi le ha detto. E di Roberto Calvi io ci ho detto che Roberto Calvi, per come ho parlato in quel interrogatorio là, insomma, era il direttore, quello che aveva il banco, insomma, Ambrosiano, insieme a Calvi, insomma, a Sindona, insomma, e c'erano soldi, insomma, anche dei mafiosi, perché era quel banco che c'erano i soldi dei mafiosi. Ora, se dopo da quella banca li passavano alla borsa o dalla borsa in una banca, certamente signor Muto, non è a me che lo deve chiedere, ma a qualche altra persona che è più esperto in questi giochi di borsa. Mi permette? Io non è che mi riesco tanto. Prego. Allora, vediamo di arrivarci così a delle risposte secche facili facili. Questi soldi erano anche di bontà di Tresi per quanto riguarda il Banco Ambrosiano? C'erano soldi in cui anche Stefano Bontade era un investitore, perché i soldi che aveva il Teresi e il Bontade erano tanti. Sì, perfetto. Ora le chiedo per un'ultima volta, perché lei ancora non ha risposto. Lei sa se Calvi morì impiccato perché si suicidò o perché invece qualcuno, come si dice, lo suicidò, insomma, fece finta che fosse un suicidio ma in effetti lo uccise? Io non lo so, io di specifico non lo so, io ho sentito dire che c'è sempre lo zampino della mafia, diciamo, in questo omicidio, però di specifico non è che cosa. Io so che c'era sia Sindonia che questo Calvi e qualche altre persone, sempre finanzieri, erano implicati in ammanchi di soldi che avevano i mafiosi, però ripeto, io non ero un investitore, quindi posso sapere le cose dirette. Se parliamo di droga, allora è un altro discorso. Senta, lei nel 92
Era detenuto assieme a qualche capomandamento? 92? Sì. Capomandamenti, io sono stato nel 92 con capomandamento, sono stato un po' di giorni con Salvatore Montalto, un po' di giorni che nella fine del 91, in fine del 92, un Gabbino, c'erano altri capomandamenti come Calotum ed altre persone, però... Lei seppe mai dei preparativi? Seppe mai dei preparativi in carcere per la esecuzione della strage nei confronti del dottor Falcone della sua scorta? Io anche di questo ne ho parlato, cioè non è che se ne parlava in carcere, perché c'era la pista in carcere che ci potevano essere le microspie, perché io mi ricordo che a Napoli avevano fatto una grossa associazione, perché detenuti che andavano a colloquio parlavano e quindi e registravano e dopo la polizia ha trovato delle armi e fece l'associazione. Cioè il fatto strano che io ho notato è così, e si accennava con qualcuno così, però piano piano nei momenti in cui si andava a colloquio o si andava nella biblioteca, va bene, che non si era verificato mai nella storia della mafia che mafiosi, anche se dovevano essere un mese latitanti, che si consegnavano in galera. Invece in quel periodo molte persone, anche con diversi anni sulle spalle, si presentavano. Quindi era un fattore strano. Mi scusi se la interrompo, no, io semplicemente dico rispondere molto seccamente. Se lei ha saputo della preparazione della strage nei confronti del dottor Falcone prima della sua esecuzione, qualcuno glielo disse mai? No, nessuno. Lei conosce o ha sentito parlare di Pierino di Napoli? No, non mi ricordo in questo momento. Ora, pochi chiarimenti e ho terminato per sulle risposte che le ha dato stamattina. Lei stamattina ha detto che a Palermo non si potevano fare sequestri, mi corregga se ho scritto male, perché tutti i più ricchi avevano amicizie con gente di Cosa Nostra, è giusto? Sì, signore. Ma cosa vuol dire? Cioè, tutti avevano la protezione, non ho capito. Ma non è che una cosa che forse lei è l'unico che non lo sa, comunque, e glielo spiego io. A Palermo tutte le persone ricche, industriali, cioè, sono... diciamo protetti, cioè a 100 anni che i mafiosi sono vicino a certe persone che sono benestanti, quindi quasi tutti, o diciamo tutte le persone benestanti, le persone facoltose, va bene, c'è sempre quello, il mafioso che ci guarda le spalle, scusi, perché c'ha l'azienda, perché c'ha la fabbrica, eccetera, eccetera. Quindi per non succedere di discussione, anche perché era avvenuto sempre ad opera dei corleonesi un tentativo di sequestro di un certo Traina, e questo ragazzo cercò di scappare a Piazza Leone e l'hanno ucciso, fecero la legge che in Sicilia sequestri di persone non se ne dovevano fare. Sì, ora io ci devo sapere, ma lei ha mai sentito di un progetto di sequestro nei confronti di qualche palermitano con i soldi che non fu realizzato perché intervenne qualche uomo d'onore a dire no, questa è cosa mia, amico mio, quindi non lo toccate? Ma come? Se hanno fatto una legge, scusi, allora i discorsi qual erano? Che tutte le persone, va bene, che erano importanti, noi che eravamo nella zona di Battanna Mondello, cioè a Mondello, Valdese, era il vivaio dove c'erano tutte le persone benestanti, da Fiorentino a scendere. Camagli, tutti là, più o meno, no? A Valdese. E quindi noi, anche noi, avevamo delle preoccupazioni che qualcuno lo potessero sequestrare, ma non solo, diciamo, quelli di Battanna Mondello, ma tutti gli altri mafiosi. Lei ha detto che E questo fatto, diciamo, è scaturito pure dopo la morte di Corleo, insomma, del suo figlio di Nino Salvo. Lei ha parlato già di antimilenio. È stato un
fattore scatenante a dire basta con questi sequestri, insomma, sì, finiamola. Mi scusi, lei ha parlato già di attività edilizia come attività di reinvestimento per quanto riguarda la sua persona, dei soldi guadagnati, e ha parlato anche di quella speculazione in località Spina Santa, ma lei aveva, cioè lavorava bene, nel senso che riusciva ad avere lavori senza alcun problema, oppure aveva difficoltà a reperire lavori? Guardi, se io ero fuori non avevo nessuna... difficoltà. Io parlo sempre che ho avuto delle difficoltà dal momento che mi hanno arrestato, ma principalmente quando è morto Ricco Buono, perché se Ricco Buono è vivo o io sono fuori, certo non è che a me che mi poteva impressionare qualche altro mafioso. Io quei fatti che racconto perché sono in galera e Ricco Buono è morto. Io quando ero fuori certamente non avevo problema, principalmente nella zona di Partanna Mondello. Lei ha parlato anche degli interessi, mi pare di Grado se non ricordo male, nel quartiere Zingone. Nel quartiere Zingone sai chi fosse interessato, diciamo, come imprenditore, chiamiamolo pulito, insomma milanese? Caetano Carollo con le altre persone. Io potevo sapere chi erano i palermitani, di quelli che conoscevo io parlo di palermitani mafiosi. Certo, se dietro a Carollo o a Nino Grado o ai fidanzato oppure ai Ciulla c'erano altri personaggi, io non lo so, ma certamente qualcuno c'era importante, però io conoscevo questi mafiosi che facevano anche gli imprenditori. Lei ha detto, certamente non lo so se dietro fidanzati c'erano altri personaggi, siccome fidanzati, Bono e altri, le parlarono di Berlusconi e Dell'Utri, non le parlano però di chi ci fosse al quartiere Zingone, per esempio, vero? No, guardi, io sapevo che c'era vicino ai Carollo un certo Licresti, credo, va bene, che faceva, insomma, era un grosso imprenditore, insomma, un grosso costruttore. Io però non so se ha costruito a parte di Zingone oppure a Corsico oppure in qualche altro posto. Io ripeto, so i mafiosi che facevano i costruttori, però se c'erano personaggi puliti io non lo so, insomma. Ho capito. Senta, lei ha detto pure che per quanto ha capito, non ha saputo, ma per quanto ha capito, il dottore Dell'Utri aveva anche altri interessi imprenditoriali, non solo edilizi. Ci può dire in quale settore? Io non lo so in quale settore, ma certamente in altri settori. Io ora, siccome non lo so con sicurezza, io non è che posso dire, però di quello che mi fecero parlare, parlando con i Boni, i fidanzati, i Calò e qualche altra persona, cioè il dottor Dell'Utri non aveva soltanto un'attività, insomma, però era, diciamo, un uomo d'affare, un uomo molto importante che ci giravano, insomma, tanti soldi. Le disse mai che Vittorio Magna, se il dottor Dell'Utri acquistò qualche cavallo? Guardi, se l'ha acquistato, lui mi diceva che andava a controllare se il cavallo era buono, certamente perché andava a controllare o a guardare, perché se era buono se lo comprava. Ora, io non lo so, ma sicuramente l'ha comprato, io non so né quanto l'ha comprato né quanto ne ha pagato, però certamente, siccome il lavoro del Mangano era anche questo, perché lui che mi diceva che era molto pratico, e quindi sicuramente ha raccontato più di un cavallo. Ma erano cavalli da corsa che quindi venivano tenuti a San Siro, oppure erano cavalli da corsa che venivano custoditi? No, cavalli da corsa, insomma, certo, correvano a San Siro, ma dopo che si andavano anche in altri posti, io non lo so, ma certamente i cavalli da corsa non è che corrono soltanto in un ippodromo. Ippodromo, ho capito. Stiamo terminando, signor Mutolo. Lei ha parlato mai con Nino Grado del dottor Dell'Utri? Guardi, io non...
ma penso di no, insomma. Io parlavo con Nino Grado soltanto che aveva, cioè, di quel progetto che stava guardando, di, e guardava quando ci andava quel venditore, però non ricordo di aver parlato mai del signor De Luti con Nino Grado. Per quanto riguarda questo ricovero di latitanti da parte del Vittorio Magnano in questa tenuta, ma Vittorio Magnano abitava nella stessa casa dove abitava pure il dottor Berlusconi oppure aveva una casa a parte? No, aveva una casa a parte. Io ho detto sempre che c'erano, in queste grosse tenute, va bene, c'era il caseggiato grande più, diciamo, questi guardiani, questi custodi, come si vogliono chiamare, avevano a distanza di 500 metri, di un chilometro, di 300 metri, avevano degli appositi caseggiati, insomma, fatti per la servitù, chiamavola così, insomma. E se ho ben capito, i latitanti che salivano lì, per quel che le ha detto stamattina, erano Mafara, Zaccone, detto Sassolino, i fratelli Guzzardi, è giusto? Sì, parlando così, fenomeno a questo, insomma, che a volte erano latitanti, insomma, e si favorivano, insomma, perché erano posti tranquilli, sicuri, che non che andava a controllare questi posti. Senta, le ultime due domande. Lei percepisce alcun reddito dallo Stato per questa sua attività di collaborazione? Logicamente c'è un programma di protezione e quindi percepisco, insomma. Quanto percepisce? Io per motivi di sicurezza su queste cose specifiche io non ci posso rispondere. Se lei si informa col servizio centrale, il servizio centrale di protezione oggi è felice di darci tutte le spiegazioni che vuole. Me lo auguro, visto che te le chiederemo. Un'ultima domanda, sollecitando i suoi ricordi, facendo sforzo della memoria, ricorda un solo fatto specifico, dico un solo fatto specifico addebitabile ai dottori Berlusconi o al dottor Dell'Utri? Guardi, avvocato, io non voglio sembrare che ce l'ho né col dottor Berlusconi né col dottor Dell'Utri e con nessuno. Io mi sono limitato a dire quelle cose che io ho sentito, io li ho riferito. Io, se sapevo dei fatti specifici, dei fatti più gravi o meno gravi, io l'avrei detto. Io quello che ho saputo l'ho detto così come li ho saputo. Va bene, Presidente, un'altra domanda. Allora, noi chiediamo di depositare, per chi ho utilizzato per le contestazioni, le dichiarazioni dell'11 agosto del 93, del 30 marzo 94, del 14 marzo 96. Ora, per il verbale dell'udienza di Napoli del 7 aprile 97, tutto utilizzato per le contestazioni, ovviamente nella parte in cui sono stati appunto contestati. Per quanto riguarda il verbale del 23 ottobre del 92, che noi abbiamo tratto per adesso da un decreto di archiviazione, ma abbiamo presentato istanza alla procura per ottenere questo interrogatorio, il tribunale, così come il dottore Groia, capiranno bene che per ragioni di opportunità forse non è il caso acquisire tutto il verbale, visto che ci sono nomi soggetti per adesso a noi estranei. Quindi eventualmente, se per il tribunale va bene, depositeremmo, previo accordo col dottore De Francisci, solo un estratto di questo verbale nella parte che abbiamo contestato. Va bene, non ci sono problemi. Presidente, se mi consente di completare con l'ultima domanda, la cui esigenza mi è sorta a seguito del contraesame. Nessuna domanda, va bene. Allora, vediamo di far completare il caso d'esame al giudice. Dottore Ingroia, nessuna completare l'esame, nessuna domanda. Allora, avvocato Calvano, prego. Sì. Signor Mutolo, io volevo sapere una cosa. Lei sa se Stefano Bontade era solito distribuire fra tutte le famiglie i guadagni dalle
provenienti dalle attività illecite che lui svolgeva in altre parti d'Italia e in particolare a Milano? La domanda, cioè, in generale, illecite, io ho parlato, se lei fa il riferimento in cui ho detto che quando noi abbiamo fatto dei sequestri, va bene, sia Stefano Fontate con l'accordo di Gaetano Badalamenti e di Ricco Bono, di Inserillo e Scaglione, va bene, noi abbiamo fatto quei sequestri e si sono mandati anche soldi ad Agrigento, cioè oltre la regione di Palermo. Quindi Stefano Fontate in quell'occasione io so che faceva queste cose, su altre cose specifiche io non lo so. Certamente, essendo lo Stefano Fontate un personaggio importante, insapettato in tutti i traffici, non mi stranezza se per qualche altra cosa, va bene, abbia mandato o dato soldi ad altri mafiosi che erano in galera o che erano impossibilitati di poter fare. Il riferimento era alle famiglie palermitane. E le famiglie palermitane, ci fu un periodo in cui c'era, diciamo, questo accordo che tutto quello che si faceva dovevano percepire un po' tutte le famiglie. Però non solo Stefano Fontate, ma anche altri personaggi, diciamo, facevano dei traffici in cui dividevano i soldi ad altri mafiosi, magari mettendo delle quote, tenendo in considerazione chi non aveva niente e quindi dando. Se lei fa riferimento al periodo in cui si facevano questi sequestri di persona a Milano, è questo il periodo? Sia per il sequestro di persona, sia per il traffico di sigarette che della droga, perché c'erano persone che non potevano avere i soldi per fare per mettere la loro quota, e allora le persone che erano più in vista, diciamo sia Fontate che Gaetano Badalamenti e qualche altra persona, pensavano anche per quelli che non avevano i soldi. Ho capito. Senta, in particolare quindi per il sequestro che doveva essere fatto ai danni del dottore Berlusconi, anche in questo caso i proventi dovevano essere poi distribuiti fra tutte le famiglie palermitane? Guardi, questo era dell'importo per quanto, insomma, loro pensavano da ricavare. Lei pensa che c'era stato, che si poteva dare, promettere 1 miliardo a chi, va bene, portava delle informazioni precise per poter sequestrare o a questa persona che aveva fatto la Milano 2 oppure a un certo Monti che aveva comprato, diciamo, le pompe di benzina. Sì, ho capito, signor Mutolo, mi deve dire soltanto un sì o no. I guadagni derivanti dal sequestro che doveva essere fatto a Berlusconi, eravate d'accordo nel distribuirli anche alle famiglie palermitane? Cioè, non a tutte le famiglie, anche ad altre famiglie, sì signore, sì. E quale famiglie? E perché non a tutte? Alle famiglie, insomma, a tante famiglie che... Non ero io che potevo prendere questa decisione, avvocato. Cioè, lei mi fa una domanda che io so, perché io ho fatto dei sequestri di persone in cui, da quello che mi hanno dato, perché io ho partecipato, mi hanno spiegato che avevano dato soldi anche ad altre famiglie. Ho capito. Però se lei mi dice a quale famiglia, qualcuno lo so, ma non è insomma che li so tutti. Vabbè. E questo è il motivo per cui poi i capi di Cosa Nostra, i vertici di Cosa Nostra, lei ha parlato del triunvirato stamattina, dovevano acconsentire al fatto che il sequestro non si doveva fare più? Perché dovevano guadagnare da questo sequestro? No, allora, guardi, io ho dato un ipotesi, cioè, ecco, una risposta data per come lei mi fa, a tipo che io so le cose e per come dice lei. Io ho detto che quel sequestro, va bene, se si faceva, certamente altre famiglie percepivano, insomma, qualche regalo, perché un discorso è partecipare, un discorso è non partecipare e prendere il regalo. Io ho detto, per fermare, certamente c'è stato un urto superiore a quello che era l'urto per sequestrarlo, perché per fare tutte quelle preparazioni si sono spesi dei soldi, insomma, persone sono stati là, persone, cioè,
ogni cosa ci sono degli, delle spese, quindi per dire non si fa più, sicuramente c'è stato insomma un urto più forte di quello che poteva essere il guadagno, insomma la mafia guarda a lungo, non è che guarda insomma vicino. Va bene, grazie. Bene. Allora possiamo portare l'esame del collaborante e credo che possiamo anche staccare il collegamento per quello che poi diremo dopo in un secondo tempo, cioè in quanto dell'esame del collaborante della NATO lo seguiamo domani pomeriggio, data che è l'ora tarda. Si è curato più del pensabile. Va bene, allora, signor Ponti, possiamo chiudere il collegamento con la postazione esterna. Per quanto riguarda l'altro collaborante, sarà sentito domani pomeriggio, ore sono le 16.30 e seguenti. Quindi per noi è tutto, buonasera, grazie per la collaborazione. Buonasera, buonasera. Altro, quindi domani pomeriggio. Allora, sì, ma integrazione delle richieste di questa difesa, vediamo anche la petizione del verbale del processo Andreotti del 30 maggio 96, anch'esso utilizzato per le contestazioni, previa però riproduzione in copia, visto che abbiamo semplicemente l'originale che ci è stato fornito, quindi la vostra udienza. Chiediamo altresì la produzione dell'acquisizione delle dichiarazioni rese da D'Agostino Giuseppe, Tosonotti Enrico e Imperatore Agostino, che ci sono avvalsi la facoltà di non rispondere alla scorsa udienza. Possiamo anche disporre in conformità. Anche se mi rendo conto che la ricerca della verità chiede anche l'approfondimento per me dall'assunto. E voglio dire che innanzitutto di tutti i nomi che sono stati fatti oggi conosco solo il signor Vittorio Mangano. Il Mangano è stato guardiano della tenuta di Berlusconi, un fattore, solo dopo il sequestro, dice il Mutolo, avvenuto, fallito sequestro avvenuto ad Arcore il 7 dicembre del 74. Ma il Mangano era già fattore della tenuta di Berlusconi nell'aprile del 74. E se è così, se cioè il signor Mangano era guardiano o fattore della casa di Berlusconi, com'è possibile che si stava progettando un sequestro in presenza del signor Mangano? Non credo che siano queste delle cose possibili. Non ho mai giocato in borsa nella mia vita, non so neanche come si faccia a giocare con noi, neanche incaricato a nessuno. Non sono mai stato in ippodromo, credo che non ci sia nessuno al mondo che possa dire di avermi visto in ippodromo. È notorio che non sono appassionato di cavalli, ma di qualcos'altro. Già nel 92 il Mutolo dice che sapeva di somme riciclate dai massimi capi di Cosa Nostra da parte mia, e mi sembra una cosa talmente grossa, enorme, che il fatto che non l'abbia detta nel 92 mi lascia abbastanza perplesso. Questo è quanto volevo dichiarare e vi ringrazio. Prego, accomodarsi. Allora, ci aggiorniamo a domani, 19 maggio, ore 16.30 e seguenti, sempre per l'esame in videoconferenza del collaborante Lamarca, che è dovuto essere sentito oggi. Quindi è chiaro che l'esame degli altri due collaboranti previsti per domani slitterà al 1° giugno.